Forte, già nominata vice sindaco con decreto del sindaco gennaio 2001-2012, si è provveduto alla sua sostituzione come da decreto sindacale nella persona dell'avvocato Patrizia Sabella, già assessore in carica. Solo per comunicazione al Consiglio. Allora, il consigliere Pepe aveva presentato un'interrogazione e aveva chiesto che si presentasse anche in consiglio. Se, perfetto, lei ha avuto la risposta, la possiamo ritenere superata a sua richiesta. Passiamo subito allora alla prima minuta di deliberazione che ha per oggetto l'approvazione delle modifiche e revisione al piano finanziario della componente Tari, che è il tributo di servizio rifiuti per l'anno 2016. Relazione, assessore. L'architetto Taracchi, prego. Sì, buongiorno. Allora, l'integrazione al piano economico-finanziario Tari si è resa necessaria al fine di rispettare alcune disposizioni normative vigenti. La Direzione Lavori Pubblici ha ricevuto una serie di comunicazioni da parte della Direzione Servizi Finanziari che comunicavano l'esito di un'analisi dei flussi di cassa e delle loro proiezioni al 31-12-2016, anche alla luce di alcuni chiarimenti intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio 2016, evidenziando la necessità, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 267, di ripristinare gli equilibri di cassa. Pertanto, con successiva nota, indirizzata poi anche ai revisori dei conti, e anche alla luce della normativa relativa alla redazione dei piani finanziari e alle linee guida ministeriali per la redazione dei piani finanziari, hanno richiesto una modifica al piano finanziario approvato unitamente al bilancio di previsione 2016, finalizzata ad allocare delle voci di costo per crediti inesigibili, ovviamente nel rispetto della definizione di credito inesigibile prevista proprio dalle linee ministeriali, rappresentando che la modifica al piano economico-finanziario, cioè sottolineando l'importanza di questa modifica perché era necessaria ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio e che questo intervento trovava fondamento anche nelle disposizioni del testo unico dell'articolo 193 prima citato. A giugno, 20 giugno, ad aprile, no? Non l'abbiamo approvata ad aprile. Maggio, aprile maggio, insomma, comunque la redazione del piano economico-finanziario non è iniziata a maggio, ovviamente, è iniziata prima. Quindi ci siamo come ufficio, ci siamo attivati perché le linee guida ministeriali prevedono, scusate, la possibilità di inserire questi crediti inesigibili nella voce dei costi comuni. Pertanto non è stato fatto altro da parte dei nostri uffici che inserire l'importo individuato dal servizio finanziario corrispondente appunto a 700 mila euro più le voci per la voce 1000 euro di modifica per la modifica del piano tariffa e inserendo questa voce nella diciamo, scusate, questo importo nella voce CC costi comuni. Questo è quello che è stato fatto da parte dell'ufficio. Ovviamente, come si evince dall'allegato alla delibera, il piano finanziario di cui al Consiglio Comunale, la delibera di Consiglio del 19, numero 19 del 2016 prevedeva un importo di 4.789.573,05 IVA inclusa.
con l'aggiunta degli importi che prima vi ho citato, si arriva ad un importo di 5.490.549,06, con un aumento, cioè, e ovviamente su questo importo revisionato poi andrà integrato, perché c'è l'applicazione del contributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, e che ovviamente calcolato nella misura del 5% sui 4.789.000, oggi deve essere calcolato sui 5.490.000. Io avrei finito se ci sono integrazioni. Allora, buongiorno a tutti, ho preparato per voi alcune annotazioni con l'intesa che per ulteriori chiarimenti più tecnici ci sono i funzionari a vostra disposizione. Tra l'altro questa nota l'ho consegnata in sede di Commissione Bilancio e ci tengo a leggerla. Come nota, a seguito dell'indirizzo programmatico della Giunta formulato nella seduta del 13/7/2016 relativa alla salvaguardia dell'equilibrio 2016, Roberta Forte si è dimessa da assessore. Per quanto mi riguarda, mi rifaccio alla mia relazione di accompagnamento di bilancio di Commissione 2016-2018, letta in Consiglio Comunale nella seduta del 17 maggio 2016, e dalla proposta di indirizzo di cui vi dirò all'allegato A, parte integrante della nota protocollo eccetera, a mia firma e controfirmata dal dirigente ad interim della Direzione Servizio Finanziario, Avvocato Pira Romagna Pazzarissi, e del responsabile del servizio ragioneria, dottor Matteo. A tali documenti mi rifaccio per segnalare la posizione della Giunta che, in ordine all'argomento in parola, non ha fatto altro che sottoscrivere un atto voluto in adesione ad un percorso iniziato dal Sindaco Montagna fino a quando non ha riservato per sé la delega al bilancio e da me è continuato fino ad oggi. Un percorso che si rifà alle dichiarazioni programmatiche rese dal Sindaco all'atto dell'insediamento della Giunta. Per dare continuità a quello che è stato fatto, vi rubo soltanto qualche minuto perché ci tengo a leggere un passaggio delle dichiarazioni programmatiche. Il Sindaco diceva all'epoca: ora, in adesione anche all'esortazione del Capo dello Stato Giorgio Napolitano, sento di dover esprimere con il linguaggio della verità, perché aprire il cantiere della rinascita impone, senza se, senza ma, evidenziare lo stato delle cose, la eredità che ci proviene dal passato, di cui ho preso atto. Presenta forti criticità per doveri di trasparenza e, non per dirlo, sono tenuto a rappresentarle in questa sede per ricevere indicazioni, per registrare le legittime posizioni di diversi gruppi politici e soprattutto per informare tutti i nostri concittadini. Nel programma elettorale, nella parte riservata ai luoghi della concretezza operativa, sono evidenziati due impegni, di cui uno, per l'esattezza, evidenzia il rispetto dei vincoli di bilancio e la gestione oculata delle risorse disponibili. Tanto però non mi esime dal segnalare, diceva il Sindaco, che il rigore con il quale dovrà essere affrontata la questione in parola non sarà ininfluente sulla vita dei cittadini, né per quelli esposti a sostenere gli oneri del risanamento con la tassazione, né per quelli che comunque sono forniti di servizi, sono fruitori di servizi alla persona, la parte, se vogliamo, più debole, che avvertono gli effetti delle determinazioni in capo al Consiglio Comunale, che praticamente avvertiranno gli effetti delle determinazioni in capo al Consiglio Comunale. Su tale questione siamo tutti chiamati ad esprimerci, perché tutti siamo tenuti a corrispondere ai doveri della legalità, veridicità del bilancio, della democrazia partecipata, della concretezza operativa. Questo per dire che tutto il lavoro che è stato fatto dalla Giunta Montagna è stato fatto nell'arco, in questo alveo decisionale. Certo, l'impegno assunto di riequilibrare la situazione economica e finanziaria è risultato particolarmente gravoso,
perché in assenza di una relazione di fine mandato, oggi obbligatoria, in ordine al quadro economico finanziario lasciatoci in eredità dalla precedente giunta, reso certamente critico dalle precedenti amministrazioni, che hanno operato, bisogna però dirlo, in un contesto culturale e normativo che non ha favorito né la trasparenza né il rigore dei conti pubblici, né assicurata alla dirigenza il necessario potere per arginare straripamenti ben noti, che hanno compromesso gli equilibri di bilancio. Equilibri che oggi non si possono più eludere e non si possono eludere per la nuova normativa e che, se non assicurati dai livelli istituzionali, saranno imposti dalla dirigenza e dal commissario prefettizio. Certamente sono un assessore tecnico, ma penso di avere, mi è stato spesso riconosciuto, una sensibilità politica e sociale. Tanto mi porta a segnalare, come ho già fatto nella richiamata relazione al bilancio, che c'è un problema nel tributo tale, ma tale criticità va affrontata in una dimensione politica ed istituzionale che chiama in causa altri livelli: lo Stato, la Regione, lo stesso Consiglio Comunale di Galatina, a cui non possono sfuggire due dati preoccupanti. La riduzione dei trasferimenti statali dal 2012 ad oggi pari ad una media del meno 36% ed una mancata riscossione, e ne ho una conoscenza tutti, che varia dal 17 al 14% del tributo tari, che ha prodotto un disavanzo di cassa dal 2010 al 31-12-2015 pari a circa 4.400.000 euro. E tale disavanzo, che ha imposto il ricorso alle anticipazioni di cassa da parte del tesoriere, di certo a titolo oneroso, peraltro stigmatizzato dalla Corte dei Conti, che anche nella pronuncia del dicembre 2015 ha rivolto pressante invito alla Giunta di Galatina di intervenire. Per cui quello che vorrei segnalare a tutti voi, qualunque sia la vostra posizione, è che il percorso immaginato era in piena sintonia con quello che ci era richiesto e in questo caso non abbiamo fatto altro che atti dovuti. Del resto, un ulteriore rinvio non poteva essere praticato, pur volendo, perché un precario equilibrio di competenza che si poteva intravedere in sede di approvazione del bilancio 2016 è stato definitivamente compromesso da altri debiti fuori bilancio, in particolare dalla Sud Gas e dal Consorzio Gestione Rifiuti, per un totale circa di 2 milioni di euro. Ma anche se non fossero stati notificati, non si poteva indugiare ancora, e questi lo sapevano tutti, lo sapevano tutti. Anche perché il percorso immaginato dopo l'intervento sulla TARI, necessario per salvaguardare gli equilibri di cassa, prevedeva, come nei provvedimenti alla vostra attenzione, il riequilibrio dei conti tramite un piano pluriennale. Vi ricordo che se questo percorso non viene attivato, io non voglio anticipare nulla, ma il commissario prefettizio potrebbe anche dichiarare il dissesto, con gravi oneri per la cittadinanza. Una modalità che la Corte dei Conti, quella del riequilibrio, si riserva di concedere solo e soltanto quando un comune ha esperito tutte le opportunità per riequilibrare autonomamente i propri conti, e questo lo abbiamo iniziato a fare da tempo. Al di là di quanto evidenziato, ritengo ancora dover segnalare che tutti i provvedimenti adottati dalla Giunta sono stati preceduti da iniziative rivolte ad illustrare il nuovo contesto culturale e normativo. Nella relazione che ho fatto al bilancio avevo detto la volta scorsa: è un paese strano, perché si parla di riforme che non si fanno e non si parla delle riforme che già sono in essere. E a tal fine allego la nota, protocollo eccetera, firmata dal sindaco e dal sottoscritto, relativa ad un incontro di lavoro fatto addirittura nel marzo del 2015, in cui scomodammo anche il dottor Catanese e l'ex assessore Giannini del comune di Bari. Perché? Perché il comune di Bari nel 2011 fu scelto come comune pilota per sperimentare la nuova normativa. Siccome purtroppo alcuni non riuscivano ad ascoltare, non riuscivo a farmi capire, e allora scomodammo questi amici facendo un seminario, dal quale risultò bene quali sarebbero stati i percorsi che doveva fare il comune di Galatina, analoghi a quelli che aveva fatto il comune di Bari, ma già diversi anni precedenti. Quindi, a suo tempo sono state evidenziate tutte le criticità a cui Galatina e il Consiglio Comunale avrebbero dovuto far fronte sino alla fine del mandato elettorale. Peraltro, non unica iniziativa preceduta in data 33-2015 da altro incontro in cui sempre lo stesso Giannini e Catanese si soffermarono sul tema dei bilanci di previsioni, rappresentando l'esperienza appunto del Comune di Bari, ente pilota, come dicevo, per quanto riguarda la riforma sulla riformazione. Alcune ultime considerazioni, poi per gli approfondimenti
mi rivolgo ai nostri funzionari. È bene tenere presente specifica nota del dottor Patere che si fa ovviamente alla legislazione in essere, che segnala la non percorribilità della proposta dell'assessore Forte. L'assessore Forte in effetti ha presentato una proposta e per più di 40 giorni siamo stati molto attenti a tutte le sue considerazioni e alle sue note, e in questa nota Patero non ha fatto altro che segnalare la non percorribilità di certi percorsi. Quindi massima attenzione a tutti, ma purtroppo dovendo prendere delle decisioni entro il 31 luglio da parte del Consiglio Comunale non potevamo indugiare oltre. Ed ancora, per quanti pensano che effettivamente eludendo le approvazioni odierne pensano di fare un piacere alla cittadinanza, esattamente il contrario, perché oltre al rischio del dissesto, ma c'è un altro fatto, il problema è che c'era questo buco segnalato dalla Corte dei Conti, ci ha portato a dover necessariamente accedere alle banche per le anticipazioni di cassa, e le anticipazioni di cassa sono tutte a titolo oneroso, per cui i cittadini hanno comunque pagato per questo buco di bilancio che si era determinato negli anni precedenti. Tenete presente, parliamo del 2010, così come parliamo del 2009 quando parliamo dei debiti fuori bilancio che sono maturati nei giorni scorsi. Quindi i cittadini hanno fatto comunque fronte con gli oneri per l'anticipazione di cassa e le famiglie e le imprese hanno subito ritardi nell'assegnazione di sussidi e nella liquidazione delle fatture per mancanza di liquidità. Quindi il discorso va ben oltre la Tari, va ben oltre le cose che sono state dette, è un discorso complessivo. Il vero problema qual è? Qualcuno ci ha accusato che siamo partiti in ritardo. Io posso dire che siamo stati sempre in linea e sempre sulla palla. Una cosa è certa, che a Galatina, come in tanti altri paesi, soprattutto del Mezzogiorno, magari quello che sfugge è che c'è una nuova cultura, ci sono nuove normative, per cui senza questa normativa oggi sarebbe stata una giornata tranquilla, avremmo preso atto dei conti e saremmo andati avanti. Invece la normativa impone che o il Consiglio approva certe cose oppure il dirigente segnala praticamente la mancanza di equilibri di bilancio e praticamente conseguentemente ci sono tutte quelle azioni che la legge prevede. Mi auguro di essere stato chiaro, lo sarò ancora di più perché penso sia opportuno che si faccia una conferenza stampa su tutte le modalità che abbiamo posto in essere anche per sensibilizzare il livello politico e istituzionale, e purtroppo rammarico è che non siamo riusciti a far capire a tutti l'importanza che questi percorsi sono imposti dalla legge e non da posizioni personali che praticamente non esistono. Di nuovo vi ringrazio. Allora possiamo aprire la discussione. Vuole intervenire? Buongiorno, allora, premetto che non condivido niente di quello che ha detto l'assessore, perché quando si parla del linguaggio della verità, a mio avviso bisognerebbe dire la verità, e la verità è che questa amministrazione, non si possono ribaltare le responsabilità che sono tutte di questa amministrazione per averci portato a questa situazione, e ci ha portato nel momento in cui non si è resa conto, appena insediata, che c'era una programmazione di questo tipo. E questo è evidente, perché questo ritardo non solo si è portato nei primi anni di amministrazione, ma si è portato fino a maggio 2016, quando l'assessore dice è un percorso che abbiamo immaginato, ma l'hanno solo immaginato, perché né il piano finanziario approvato portava alcuna traccia di questo percorso, né il bilancio di previsione approvato portava alcuna traccia di questo percorso. Allora i tempi sono questi, i tempi sono 16 maggio
2016, approvazione del bilancio di previsione, che non è del tutto indifferente rispetto alla tariffa rifiuti, nel senso che è ovvio che la tariffa rifiuti rappresenta una parte importante di entrata e di uscita. Previsioni di cassa nel bilancio, previsioni di cassa al 31 dicembre nel bilancio di previsione approvato a maggio, più 190.000 euro circa. Previsioni di cassa a giugno, al momento dei riequilibri, meno 694.000. Allora, delle due bisogna avere il coraggio di dire: o è sbagliato uno, o è sbagliato l'altro, o si è interpretata male una cosa, o si è interpretata male l'altra. Cioè, io non riesco a assessore, a lei faccio riferimento. Passiamo perché dalla relazione che fa l'architetto Tarasti si evidenzia, a mio avviso, che cosa? Si evidenzia che è la necessità di intervenire sui crediti della tariffa, o meglio, sui crediti inesigibili della tariffa, è una necessità che viene principalmente dal fatto che manca l'equilibrio di cassa. Quindi, se questo equilibrio di cassa non è che noi stiamo monitorando i crediti, vedendo quali sono inesigibili, facendo un'operazione che si sarebbe dovuta fare per tempo, quindi un elenco dettagliato, vedere fino a che punto non si è riscosso, chi non ha pagato perché non poteva pagare rispetto a chi non ha pagato perché non ha voluto pagare, quindi un attento monitoraggio dei crediti. No, noi stiamo prendendo tout court una percentuale forfettaria di 700.000 euro, forfettaria, sul fondamento giuridico di questa operazione. Poi ho seri dubbi, ma credo che i dubbi non siano solo miei, perché noto un po' di incongruenze sia nella relazione fatta dall'architetto Taraschi, sia nella relazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Dove stanno queste incongruenze? Le incongruenze stanno nel fatto che si fa riferimento da un lato alla necessità, o meglio alla obbligatorietà, che vengano inseriti nel piano finanziario questi importi, dall'altra non si prende l'intero importo, che ammonterebbe a 4 milioni di euro, da quello che lo stesso assessore ci dice, ma si prende una percentuale forfettaria che, guarda caso, è pari quella che consente di avere il bilancio in equilibrio. Dove sta, qual è l'altra incongruenza che è evidente nel piano finanziario? Che si spostano, viene fatta una valutazione dei crediti inesigibili pari a 700.000 euro, ripeto, in maniera forfettaria, e lo si dice in maniera chiara, perché quando si parla del 14% dei crediti, non si sta facendo altro che dire: stiamo prendendo in maniera forfettaria quella che è la non riscossione dell'anno. Ora, quello che non si capisce è perché in questo piano finanziario, perché non in quello precedente, perché non in quello precedente ancora, perché non in quello precedente ancora, tutti approvati da questa maggioranza, approvati da voi, non solo approvati, ma con il plauso nei confronti del Consiglio di Amministrazione, nei confronti di chi l'ha fatto, nei confronti di tutti, nonostante le nostre avvisaglie proprio su quei crediti di dubbia esigibilità. E noi dicevamo: attenzione, c'erano delle perplessità sul fondo svalutazione crediti, c'erano delle perplessità, niente, è passato tutto. Oggi ci svegliamo e ci rendiamo conto che mancano gli equilibri di cassa, che c'è un non riscosso, che è una situazione. E come lo risolviamo? Non cercando di monitorare i crediti per andare a vedere chi effettivamente non paga perché evade, e rispetto a chi magari non paga perché non può pagare, e questo è un elemento importantissimo da valutare. No, prendiamo forfettariamente e pariamo il colpo. Così non va bene, assolutamente. Quando lei dice: assessore, ho fatto nella mia relazione al bilancio di previsione, io ho parlato di questi fatti. Sicuramente ha parlato, peccato però che i numeri non hanno corrisposto alle parole, tant'è che sono variati nel giro di 20 giorni, perché quello è l'arco temporale di cui stiamo parlando. Dal 16 maggio ai primi di giugno noi abbiamo fatto commissione in cui sono emerse queste cose intorno al 20 giugno, quindi nell'arco di un mese di tempo. Quando lei disse queste cose, se si ricorda, noi abbiamo dato tutta la nostra disponibilità nella risoluzione di questo tipo di problema.
ma sinceramente io pensavo che la soluzione andasse cercata in maniera diversa, andasse cercata attraverso, mi ripeto, un monitoraggio dei crediti, un tentativo per far pagare chi non ha pagato, una sorta, come mi rifece a quella forma di rateizzazione che avevo proposto, che poteva in qualche maniera aiutare chi era in difficoltà di pagare. Mai avrei pensato ad un ribaltamento tout court dei crediti inesigibili, che ripeto, a mio avviso, che è modestissimo in questa sede, però qualche cosa l'ho letta, a mio avviso ha seri dubbi riguardo alla legittimità e alla base, diciamo, giuridica, anche perché il piano integrativo che ci viene presentato ci porta a un piano integrativo. Stranamente sarebbe stato bene, per chiarezza e per amore di verità, come siete così bravi a esporre, sarebbe stato bene che si mettessero in quello che ci è stato presentato le colonne di come era prima e le colonne di come è oggi. Invece ci è stato presentato in fretta e furia soltanto le variazioni, va bene? Qualcuno si è preso la briga di mettersele accanto. E allora che cosa si nota? Che cosa si nota? Si nota che i crediti esigibili che stiamo variando oggi, pari a 700.000 euro, di fatto si vanno ad aggiungere ad altri 95.000 euro che avevamo già valutato. Quindi i crediti inesigibili sono 800.000 euro. Di questi 800.000 euro, di fatto, i 95 hanno effettivamente il criterio della inesigibilità, così come stabilito, cioè sono crediti non recuperabili, perché da quello che mi ha dato sapere sono relativi a procedure fallimentari, quindi sono crediti non recuperabili. I 700.000, come sopra, sono relativi a una percentuale forfettaria del non riscosso. Qual è la cosa che si nota? Che nel rigo di sopra c'è un rigo che si chiama fondo svalutazione crediti, che a mio avviso dovrebbe essere proporzionato al monte crediti, no? È evidente, cioè se è un fondo che viene messo a garanzia dei rischi su crediti deve essere proporzionato. Quel fondo mi rimane invariato. Allora c'è qualcosa che non va, perché allora è evidente che quella scelta di mettere i 700.000 euro è una scelta fatta esclusivamente al fine di garantire gli equilibri di bilancio, di salvarsi il bilancio. Punto. Quindi non ha nessuno. Attraverso quale strumento? Attraverso lo strumento del piano tariffa. Non è giusto. È sbagliato, non è giusto. Perché non è giusto che si vadano a caricare attività economiche di questo tipo di tariffa. Non è giusto che si vadano a caricare le persone che hanno sempre pagato di questo. Non è giusto. Andava fatto precedentemente, andava fatto per tempo. Il tempo è una variabile fondamentale in questa circostanza. Quando si dice abbiamo fatto questo sulla base delle linee guida, che esistono, non mi ricordo, ma esistono, forse saranno 5 o 6 anni che esistono quelle linee guida, e sugli altri non li abbiamo guardati. Abbiamo fatto questo sulle nuove norme sull'armonizzazione contabile. Benissimo, le nuove norme che entrano in vigore quest'anno, sapevamo che dovevano entrare in vigore da anni. Io mi sono sgolato in questa assise, in sede di bilancio tutti i bilanci di previsione, ho sempre detto: guardate che senza una valutazione attenta di quelle che sono le poste le passività potenziali, chiamiamole, cioè quei debiti che possono nascere, questi bilanci non hanno un grosso fondamento perché mancano queste poste. Oggi ci ritroviamo, a parte i 700.000 euro, lasciamoli stare, ci ritroviamo 1.000.000 tra maggio e giugno, 1.200.000 euro, sta nella parte degli equilibri e bilanci, di sopravvenienze passive per contenziosi o per debiti potenziali nei confronti della ENI, non avevamo contezza di questo, non sapevamo che esistevano, ma veramente il fatto di non averne contezza, non è una giustificazione, cioè veramente, a mio avviso è veramente grave, non ci sono giustificazioni. Perché non si può avere evidenziare 1.300.000 euro nel periodo che va da maggio a giugno, e prima di allora
dicono no, ma non sono stati certificati. Il fatto che non fossero certificati non significava che non esistessero. Cioè qua mi sembra come se noi avessimo un tumore, però gli esami del sangue stavano bene, quindi non si vedeva. Il tumore se c'era, c'era. E c'era prima e c'è oggi. Oggi si è evidenziato bene, la responsabilità di questo va tutta in capo a voi, perché voi avete amministrato. Tra l'altro mi sembra che anche da un punto di vista politico le incongruità siano emerse in pieno. Oggi a noi sinceramente poco interessa sapere chi ha fatto, da dove nascono i debiti, da quale amministrazione, se le altre amministrazioni precedenti o questa. Nel momento in cui al vostro insediamento, o dico io nel breve tempo che ci vuole per fare un'analisi, una ricognizione, che tra l'altro la Corte dei Conti oggi finalmente ci ha chiesto, e noi stiamo dicendo lo stiamo facendo perché ce l'ha chiesto la Corte dei Conti, assessore, io non dimentico che la Corte dei Conti ha fatto ulteriori rilevanze sul bilancio 2014 e che lei in commissione quasi ha portato come merito rispetto al passato il fatto che prima erano 30 pagine, ora sono 4 pagine. Mi sbaglio, il collega in commissione può confermarlo. Stavo dicendo, a questo punto voi dovete assumervi la responsabilità piena di aver portato la città in questa situazione. Non potete addossarla a nessun altro. E nemmeno la soluzione proposta è, a nostro avviso, una soluzione congrua, una soluzione che forse, nonostante il ritardo, perché stavo dicendo effettivamente, una volta, indipendentemente da chi sono ha creato queste poste potenziali, indipendentemente nel momento in cui trascorso il breve periodo per fare la ricognizione, uno le ha fatte proprie, perché non ha fatto, allora la responsabilità di non averla fatta è tutta sua, perché se ci si fosse resi conto per tempo, ritengo che forse a fior di sacrifici, a fronte di non so che cosa, però si sarebbero trovate le soluzioni necessarie per poter far fronte a questo tipo di situazione senza portare la città al predissesto, perché la situazione in cui siamo oggi è una situazione predissesto. Ho finito. Allora, va bene. Vuole intervenire? Consigliere Vigo, prego. Grazie signor Presidente, consigliere Vigo. Io volevo fare un breve quesito, volevo porre, naturalmente dopo essere d'accordo con quello che ha appena esposto il consigliere Amante. L'assessore parlava delle conseguenze che ci sarebbero in caso non venisse approvata la delibera. Contestualmente chiedo anche al segretario quali potrebbero essere, se mi potete dare una risposta in modo esaustivo. Interventi? Facciamo dopo, facciamo prima tutte le proposte. Io vorrei la risposta in questo momento. Questa cosa per poter, vabbè, pensiamo che c'è una possibilità. E per poter andare avanti, per capire, no? Perché siccome l'assessore nella sua esplicazione ha detto con le conseguenze, ma vorrei conoscere le conseguenze. Allora intanto interviene l'assessore De Donato. Allora, prima di cedere la parola al dottor Patera, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Io ho già depositato in commissione bilancio la relazione che le ho letta e i documenti a supporto. Tutto quello che è stato fatto è documentato, ed è documentato soprattutto anche tutte le sensibilizzazioni che sono state fatte nei confronti dei cittadini, nei confronti del Consiglio Comunale, della Giunta, eccetera. Scusi, assessore, non è questa la domanda. Sì, non deve ripetere l'esposizione che ha già fatto. L'esposizione prima, ha concluso. Prima di lei c'è stato l'intervento di Amanti. Ma io l'ho sentito, l'ho anche confermato. Io le sto chiedendo, lei nell'esposizione ha testualmente detto con le conseguenze che ben sapete, noi non le conosciamo, la città vuole conoscere queste conseguenze, quindi non giri intorno al problema, mi risponda gentilmente, grazie. Allora,
quello che noi stavamo portando avanti è un risanamento pilotato che è partito sin dall'ottobre scorso, punto. Se questo risanamento pilotato andava in porto oggi con tutto quello che consegue, ci sarebbe stato molto probabilmente da parte della Corte dei Conti l'accettazione di una nostra proposta per quanto riguarda il riequilibrio. Riequilibrio, mi deve far parlare, riequilibrio che intanto viene autorizzato grazie a tutto quello che abbiamo fatto in precedenza. Nel momento in cui il Consiglio dovesse non votare questa cosa, si apriranno altri scenari. Altri scenari, non lo so se la Corte dei Conti potrà accettare un risanamento finanziario pluriennale, eccetera, oppure si ricorrerà ad altri strumenti. A questo punto il segretario magari potrà essere molto più incisivo sulle conseguenze. Io ho lavorato quindi, per assessore, lei non vuole dire quali saranno le conseguenze? No, non le vuole dire perché le conosce perfettamente. Allora me le dica il segretario comunale, che deve conoscerle. Grazie. Qualora non venisse approvata la delibera, che cosa accadrebbe? Questa delibera è una delle delibere che costituiscono il presupposto per l'approvazione delle delibere successive degli equilibri di bilancio. Il venir meno dell'approvazione di questa delibera comporterebbe automaticamente il venir meno delle condizioni che renderebbero possibile dichiarare gli equilibri di bilancio. Non ci sarebbe una situazione di squilibrio alla quale va data una soluzione che il testo unico prevede. Dovrà aprire una procedura, o si individuano immediatamente anche nella stessa sede le risorse necessarie per riequilibrare, o non dovessero essere quelle previste nel piano finanziario, oppure si dovrebbero individuare altrove le risorse per riequilibrare il bilancio. Ove questa strada non dovesse portare ad alcun frutto, necessariamente si dovrà accedere a una nuova procedura, cioè una nuova fase, diciamo così, una fase che si chiama di riequilibrio. Un piano di riequilibrio, si propone un piano di riequilibrio per il quale esistono dei termini più lunghi di quelli previsti per l'approvazione della sola deliberazione odierna. No, non c'è nessun commissario, non c'è nessuna fase di commissario. L'amministrazione potrebbe continuare ad essere tale e in piedi adottando entrando in questa nuova fase che prevede l'approvazione di un piano. Non si dovrebbe dichiarare il dissesto, chiedo scusa. Non c'è nessun dissesto all'ordine del giorno. Okay. No. Benissimo, va bene. Abbiamo altri interventi? Consigliere Gervasi, prego. Essendo un tecnico della materia non mi voglio cimentare in valutazioni di quelle che sono state espresse poc'anzi, però in linea di principio condivido pieno quello che è stato, diciamo, il discorso, il ragionamento fatto dal consigliere Amante, sul quale, diciamo, ha evidenziato gli aspetti che giustamente andavano, come dire, visti, valutati, esaminati e registrati in tempi passati e non, diciamo, nelle ristrettezze di tempo in cui ci troviamo. Però prendo proprio delle conclusioni che il consigliere Amante ha fatto, qual è quella di capire che cosa vuole fare la maggioranza, e in questo senso io chiederei un intervento chiarificatore, perché noi stiamo ponendo delle domande all'assessore, all'aspetto tecnico della dottoressa Tarasco, ma siccome noi facciamo anche valutazioni di carattere politico, sarebbe opportuno che la maggioranza politica esprimesse su queste, diciamo, questioni, su quello che ha detto il consigliere Amante, su quello che, diciamo, stiamo evidenziando tutti quanti noi, che ci fosse un indirizzo politico, perché poi noi possiamo fare pure delle valutazioni che possono essere anche, diciamo, di supporto, di sostegno oppure di contrasto a quello che la maggioranza dà come indirizzo. Quindi, come mia, diciamo, prima sollecitazione è quella di capire che cosa vuole fare questa maggioranza, se vuole andare avanti su queste tematiche, se vuole andare avanti su questi errori così come è stato evidenziato, e se si vuole assumere le responsabilità. Perché la mia conclusione di questo discorso è che
questa maggioranza, così come ha mal governato sino ad oggi, deve mal governare fino alla fine, perché si deve assumere le responsabilità in pieno fino all'ultimo giorno. Non possiamo qui trovare soluzioni e scamotaggi di, come dire, scendere dal treno prima di arrivare alla stazione finale. Questo è un comportamento che questa città ha subito più volte e che io sono nettamente contrario in questo atteggiamento. Per cui vi chiedo, spiegateci un po' un attimo come stanno le cose, che cosa volete fare, non come stanno le cose, perché come stanno le cose credo che più o meno le abbiamo capite, ma che cosa volete fare, perché sulla base di quello che la maggioranza, questa amministrazione vuole fare, noi poi faremo le nostre valutazioni. Grazie Presidente. Sindaco, prego. Sì, ha fatto bene il consigliere Gervasi a richiamare al senso di responsabilità della maggioranza. Lui è stato un mio antagonista in campagna elettorale, quindi apprezzo il modo con cui si pone all'attenzione e alla riflessione del Consiglio, nel senso che dice: voi siete maggioranza e dovete assumervi le responsabilità. E io penso che quando faccio un brevissimo intervento, poi lascio, perché volevo soltanto rispondere ad alcune cose tecniche, poi lascio chiaramente alla maggioranza, avendo già espresso, perché questo poi il Consiglio ormai ratifica quello che il dibattito pubblico si è concretizzato in questi giorni sui giornali, sui social network. E parto dalla fine, in cui io dico chiaramente: verificherò in Consiglio Comunale le condizioni politiche che possano permettere il proseguimento di questa attività amministrativa, della quale rivendico non il malgoverno, ma rivendico il governo fatto bene, perché poi un problema non deve sicuramente cancellare le numerosissime opere pubbliche fatte, le numerosissimi interventi, le numerosissime risorse, ma questo sarà la storia degli elettori comunque a determinarlo, non sono certo io. Io sono qui dal 1983, ho sempre dato un contributo, anche a volte sbagliando, perché chi fa sbaglia chi non fa insegna, questo è il detto. Però rivendico di aver restituito, eventualmente non ci fossero più le condizioni politiche per andare avanti, una città migliore dal punto di vista dei servizi, dal punto di vista della struttura burocratica, dal punto di vista dei lavori pubblici, dal punto di vista dell'identità culturale, sicuramente migliore di quella in cui ho oppresso. E quando si hanno responsabilità di governo bisogna avere il coraggio di fare le scelte, a volte anche se dolorose, anche se impopolari. E io mi rendo conto che questa è una scelta impopolare. E a 6 mesi dalle elezioni, chiaramente una scelta impopolare fatta dalla politica, se potrebbe la politica continuare a mettere la polvere sotto il tappeto. Per cui se ci si prende la responsabilità è piena, sia nel bene sia nel male. Per quanto riguarda lo squilibrio di bilancio di competenza, caro consigliere Amante, del quale apprezzo anche la formazione, la preparazione tecnica, però lei a volte dice soltanto mezze verità, nel senso che noi abbiamo avuto contezza del debito della Sudgas e del debito perché c'è stata una sentenza che lo ha evidenziato, in data 26 maggio, quindi successivamente all'approvazione del bilancio. Quindi l'atto di precetto per il pagamento di somme ingiunte erano di 748 mila lire, in data 25 maggio 2016. E quella è relativa comunque a debiti che risalgono al 31-12-2009, quando a riscuotere la tariffa di igiene ambientale era tenuto la Centro Salento Ambiente. Lei è stato anche presidente revisore della Centro Salento Ambiente, quindi dovrebbe essere a conoscenza di questi percorsi. E noi abbiamo avuto la sentenza, anzi successiva richiesta di pignoramento di 1.216.000 qualche giorno fa, dopo comunque l'approvazione del bilancio.
Quindi la contezza di questi debiti che vanno a squilibrare il bilancio di competenza si sono evidenziati non prima dell'approvazione del bilancio, ma dopo l'approvazione del bilancio. E ne abbiamo preso atto. E l'amministrazione comunale, pertanto, per il ripristino dell'equilibrio, ha deciso di attivare, proprio in virtù di questo, dei debiti che vengono dal passato, senza evidenziare poi le responsabilità che saranno poi evidenziate, ha attivato la procedura di cui all'articolo 243 del disegno di legge 267, che prevede appunto la predisposizione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni. Inoltre volevo ricordarle che dopo 20 anni sono state reintrodotte le previsioni di cassa. Nella sostanza l'ente può spendere nei limiti di quello che incassa e pertanto da quest'anno a fine esercizio è obbligo normativo garantire un fondo di cassa positiva, quindi un fondo, un equilibrio di cassa, non di competenza, e quindi la restituzione di tutte le anticipazioni di cassa di tesoreria ricevute, così come evidenziato dalla Corte dei Conti, che dice che la continua anticipazione di cassa, che per la verità ormai è uno strumento che tutti i comuni usano, rischia poi di diventare un vero debito vero e proprio, per cui bisogna nell'anno rientrare in questo equilibrio. L'analisi dei flussi di cassa ha evidenziato una situazione di squilibrio nella gestione soprattutto dei tariffi rifiuti, che mediamente registrano ogni anno un mancato incasso di 700.000 euro, a fronte invece dei relativi costi che, come sapete, come lei sa, devono essere sostenuti fino all'ultimo centesimo. Quindi a fronte di una spesa per il servizio raccolta di 5.400.000, il Comune ne incassa 4.800.000, quindi con un disavanzo, con un disequilibrio di circa 700.000 euro. E quindi l'amministrazione comunale è dovuta intervenire per ripristinare gli equilibri di cassa rispetto, ecco, facevo la distinzione con quella di competenza, così come previsto dalla norma delle salvaguardia degli equilibri. Inoltre, accorto è l'impegno profuso dall'amministrazione sul versante dell'evasione tributaria. Volevo farle ricordare che sono partiti con riferimento all'esercizio 2013 ruoli di crediti non riscossi per 700.000 euro. Per il 2014 l'attività di verifica è in corso, per il 2015 tale attività verrà avviata, appunto, già lo dicevamo, nell'ottobre 2015, nel gennaio 2016, cosa che puntualmente sta avvenendo. Con riferimento poi all'ICI IMOS, nel solo anno 2014 sono stati emessi e notificati circa 670.000 euro avvisi di accertamento, e per l'anno 2016 è prevista un'attività anche in fase attuativa che consentirà, in base alle stime effettuate, l'emissione di altri 800.000 euro, operazione che è in corso in questi giorni. Non sono state neanche trascurati i tributi minori, che hanno fatto registrare emissioni di avvisi di accertamento nel 2015 per 85.000 euro, e la previsione per il 2016 è pari a 65.000 euro. Quindi, come vedete, l'opera di accertamento è parallela a quella dell'equilibrio di cassa, che le norme dell'armonizzazione contabile impongono soprattutto da quest'anno a questa parte. E noi, proprio nel settembre del 2015, con una nota inviata a tutti i consiglieri, credo che in quella riunione avesse partecipato anche il consigliere Amante, che giustamente con grande sensibilità, poi ognuno è libero di esprimere le sue posizioni, però devo dargli atto che quantomeno partecipa alla soluzione dei problemi, poi ognuno può avere soluzioni differenti. Io inviavo una lettera al Presidente del Consiglio, agli assessori, ai consiglieri, ai dirigenti, in cui il responsabile Antonio Patera, insieme al responsabile del Comune di Bari, Francesco Catanese, lo invitavamo perché era tra i comuni prescelti in via sperimentale per l'attuazione della nuova riforma che partiva da quest'anno. E già da allora evidenziavamo quali erano le criticità da affrontare nel bilancio di previsione del 2016, e evidenziavamo quali erano i ruoli, i crediti che stavano andando iscritti al ruolo, per cui iniziavamo in contemporanea un'opera forte di accertamento. D'altra parte basta vedere in questi giorni quante cartelle sono arrivate
purtroppo nelle case di chi non ha pagato o per dimenticanza o perché ha voluto non pagare, per evidenziare come l'attività di accertamento dell'amministrazione comunque si è attivata. Per quanto riguarda invece le conseguenze di questa, della mancata approvazione di questa norma, il segretario è stato abbastanza chiaro: o il commissario approva un piano di riequilibrio così come noi lo avevamo evidenziato, oppure potrebbero forse aprirsi le porte del dissesto. Io volevo soltanto fare queste precisazioni. Chiaramente adesso è giusto che la maggioranza, che io recepisca se esiste o meno una maggioranza sulla direzione che già la Giunta ha evidenziato con il voto contrario dell'assessore Forte, e quindi è evidente che trarrò le conclusioni, così come detto pubblicamente, in relazione poi alla, al risultato finale di questo percorso. L'ho già detto, lo ripeto, se la maggioranza che sostiene non sosterrà questo piano finanziario, chiaramente le mie dimissioni sono rese esecutive un secondo dopo. Grazie. Consigliere Galante. Grazie Presidente. Mi rivolgo al collega Marcello Avanti perché prendo atto della sua professionalità, assolutamente non si discute, però io sono preoccupato per la sua salute. Perché da quello che capisco, lui ha dai sintomi che si manifestano quando lui fa gli interventi, secondo me lui soffre di cataratta ad un occhio, o cataratta politica, chiamiamola, non lo so. Lui praticamente delle frasi, l'occhio sinistro vede la prima parte, l'occhio destro non la legge perché poveretto. Ha ragione, scusami. No, me la rimangio. Attenzione. Me la rimangio. Ti prego. Chiedo scusa. Perché allora alla fine la relazione è una relazione letta e digerita e manifesta a metà. Cioè la parte alla fine quello che vuole. Quello che lui sarà parziale la sua lettura sulla relazione, per cui io ritengo che lui debba farsi sta visita oculistica, nel senso che noi come Italia dei Valori e lista civica Italia dei Valori e Patti Chiari diamo fiducia all'assessore, diamo fiducia all'ufficio e votiamo a favore. Grazie. Abbiamo altri interventi? Consigliere Congedo, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Per favore, leggendo... se evitiamo il brusio, cerchiamo di cogliere meglio i discorsi. Leggendo l'ordine del giorno si ritrovano diversi provvedimenti che nella sostanza concorrono ad un'unica manovra, quella di emettere una bollettazione aggiuntiva sulla Tari. Allo stesso modo, per definire e motivare la mia posizione oggi in Consiglio, ho necessità di richiamare diversi elementi per affermare un solo concetto. Ritengo che sia necessario quindi fare alcune premesse utili da una parte per inquadrare e riconoscere il contesto in cui ci si trova ad operare e dall'altra costruire una scala di priorità delle azioni da intraprendere. Il Governo nazionale porta oramai avanti da anni un'efferata e dannosissima politica di riduzione dei trasferimenti erariali, mettendo in ginocchio gli enti locali. Mentre il Governo nazionale usa gli 80 euro come specchietto per le allodole e gli amministratori locali invece si trovano a dover fare gli esattori delle tasse. Il tutto inasprisce il clima nella collettività locale, sempre più privata delle importanti risorse economiche e delle relative progettualità ed opere. Non affermo questo per mettere in difficoltà i colleghi che militano nel PD, perché non credo sia proprio questo il contesto giusto per voler recriminare la bontà delle politiche nazionali e dei vari partiti a cui facciamo riferimento. Ma lo faccio per evidenziare quelle che sono le politiche che stanno portando al collasso gli enti locali.
Sono certo che i colleghi che militano nel PD e che si trovano in quest'aula si sentono anch'essi presi in giro e messi in difficoltà, vedendo il proprio segretario di partito nazionale sventolare gli 80 euro a Roma e fare proclami di ripresa, quando poi a livello locale noi amministratori sappiamo bene che non bastano gli 80 euro e inoltre ci viene scaricato su l'onere politico, come dicevo prima, di riscuotere la maggior parte dei rifiuti. In questi giorni, al fine di avere dei tributi, in questi giorni, al fine di avere piena contezza di quelle che sono state le dinamiche politiche ed amministrative che ci hanno portato a discutere oggi questa manovra, ho attivato un mio personale percorso conoscitivo attraverso il quale ho composto il mio quadro della situazione. Il gruppo consigliare di Rifondazione non ha avuto la possibilità di contribuire nel momento giusto e nei modi che riteneva opportuni all'approvazione del bilancio di previsione 2016 e quindi anche del PEF, approvato in maggio 2016, ovvero nell'unico periodo utile in cui il gruppo consigliare di Rifondazione sarebbe dovuto essere stato coinvolto per realizzare con il partito e l'allora assessore Forte una posizione di un'azione comune da portare avanti. Tutto ciò nonostante i programmi alla partecipazione e al coinvolgimento considerati pilastri del nostro agire politico. Tali dinamiche non hanno fatto altro che traslare il problema a bilancio di previsione approvato ed a processi amministrativi avviati. In tale condizione ed in tale tempistica, il gruppo consigliare non ha potuto più contribuire sia alla presa di responsabilità delle problematiche che alla proposta di azioni utili per affrontare il problema. Allo stesso modo, le altre forze politiche della Giunta molto probabilmente hanno erroneamente scambiato l'unità del gruppo, che ci ha sempre visto spesso, se non sempre, compatti nelle decisioni, con una leadership forte dell'assessore, meritata, che ha fatto erroneamente pensare che il gruppo consigliare e il circolo erano al diretto seguito delle decisioni dell'assessore. Questo reputo che comunque non sollevi la responsabilità la Giunta nel non aver coinvolto il gruppo consigliare nel tempo e nella modalità giusta per affrontare le problematiche economico-finanziarie espresse, ovvero prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2016. Questo caso conclama quanto sia atavico e mai risolto il problema dello scollamento tra Giunta e Consiglio, scollamento che credevo sarebbe stato ridimensionato soprattutto avendo il proprio assessore la delega di vice sindaco, ma così non è stato. A questo punto del ragionamento non posso non andare a considerare l'importanza del mio ruolo, del ruolo di consigliere in termini di ispezione e di controllo nei processi politico-amministrativi. In riferimento a ciò prendo per esempio il documento propedeutico ad una riunione promossa dal sindaco e dell'assessore De Donatis con il dottore Catanese, direttore del servizio di ragioneria del comune di Bari. In tale incontro, svoltosi il 9 ottobre 2015, il dottore Catanese esposa a tutte le forze politiche, assessori e consiglieri comunali, tanto la nuova normativa quanto quella che erano le problematiche di bilancio che evidentemente rendevano difficile l'armonizzazione della situazione contabile nel comune di Galatina, come in tanti altri comuni, con la suddetta nuova normativa. Il documento di lavoro, protocollato il 2 ottobre 2015, anticipava la riunione del 9 ottobre e conteneva anch'esso espliciti richiami alle problematiche del non riscosso e dei crediti inesigibili, ribadendo nella sostanza quello che avevano già anticipato gli uffici con informative varie alla Giunta. Come specificato, questo documento, nonostante sia l'unico all'attenzione anche dei consiglieri comunali, ritengo che sarebbe dovuto essere stato l'input per il nostro gruppo consigliare a monitorare l'operato dell'assessore e a portarla a redigere un PEF che facesse anche fronte alla problematica in questione. Non posso quindi esimermi nell'avere anch'io la responsabilità di non aver esercitato appieno i miei poteri di consigliere ed aver portato tale problematica e non aver portato tale problematica nel partito al fine di maturare una posizione di un'azione comune. È allo stesso modo vero, a mio parere, che i gradi di responsabilità derivino soprattutto dal livello di operatività che un assessore ha e che ha deciso di avere. Deriva dal confronto quotidiano con gli uffici, che hanno nel tempo sistematicamente evidenziato e comunicato questa problematica. Deriva da quelle informative, documentazioni e processi che transitano nelle mani esclusive dell'assessore. Si dà per assodato che il transitare non vuol dire rimanere bloccate nelle mani esclusive dell'assessore, ma il transitare verso il circolo tutto. In riferimento all'operato degli uffici, ritengo opportuno osservare che
Sino a pochi anni fa gli enti locali hanno potuto applicare delle regole contabili ed amministrative che consentivano certamente una maggiore flessibilità rispetto a quelle attuali. Flessibilità che si traduceva anche nell'atteggiamento di inerzia di Ministero e Corte dei Conti, che oggi invece con solerzia bacchettano una situazione degenerata anche per il loro mancato controllo. Flessibilità tecnico-contabile che però, se non bilanciata da un buon senso politico, rischia certamente di generare una situazione come la difficilissima situazione economico-finanziaria del Comune di Galatina. Quindi oggi le priorità vengono almeno a raddoppiarsi. Non solo all'amministratore gli è chiesto di fare bene, ma anche di iniziare a risolvere o almeno a prendere contezza delle eventuali situazioni critiche in cui si trova il proprio ente. È evidente quanto ci sia stata la disponibilità degli uffici ad offrire alla politica ogni mezzo utile al raggiungimento degli obiettivi politici, ed è evidente quanto nell'ambito della legge loro imposta gli uffici abbiano offerto nella maggior parte dei casi tutti gli strumenti utili affinché la politica possa aver agito. È naturale che però, quando quel margine si restringe e le argomentazioni legittime sono ormai carenti, i dirigenti e i funzionari non possono fare altro che rappresentare asetticamente la situazione e la modalità di intervento. Sento di dover inserire in questo ragionamento il riconoscimento verso il grande impegno e l'eccellente risultato ottenuto dall'assessore Forte nella delega all'ambiente e alla gestione dei rifiuti. Eccellente risultato che, a fronte di tutta la conclamata situazione, sarebbe dovuto essere stato distribuito parte per la calmierazione del canone dei rifiuti e parte per iniziare a risolvere la situazione economico-finanziaria del Comune di Galatina, compromessa sempre dal problema dei rifiuti stessi. Sarebbe stato un vero risultato politico quello di poter comunque dichiarare degli aumenti inferiori alla media provinciale, ma soprattutto quello di aver affrontato con responsabilità le voragini create dai nostri predecessori. Sarebbe stata questa la mia personale richiesta. Prima dell'approvazione del bilancio 2016 avremmo potuto scegliere di focalizzare il nostro obiettivo politico non solo sulla riduzione del canone dei rifiuti, ma anche sulla riduzione della situazione debitoria legata ai rifiuti. In tale periodo potevano e dovevano esistere le condizioni per implementare le azioni alternative proposte dall'assessore prima delle sue dimissioni, oppure le proposte del consigliere Longo, che avrebbero di certo contribuito a gestire diversamente la problematica. La ringrazio, consigliere Riva, non ha mai parlato, almeno oggi non mi interrompo. Ci sarebbe stato comunque un confronto, un coinvolgimento, una consapevolezza. Ma lei era presidente in consiglio prima. Ed una siccome scelta si contraddice, condivisa. Prima ha parlato contro l'assessore, adesso sta parlando a favore dell'assessore. Presidente, mi permette di finire quindi, l'intervento? Si regoli. Grazie. Consigliere Viva, per favore. Scusi, consigliere Viva, dopo. Quindi dicevo, prima dell'approvazione del bilancio 2016 avremmo potuto scegliere di focalizzare il nostro obiettivo politico non solo sulla riduzione del canone dei rifiuti, ma anche sulla riduzione della situazione debitoria legata ai rifiuti. In tale periodo potevano e dovevano esistere le condizioni per implementare le azioni alternative proposte dall'assessore prima delle sue dimissioni, oppure, come dicevo prima, le proposte del consigliere Longo, che avrebbero di certo contribuito a gestire diversamente il problema. Ci sarebbe stato comunque un confronto, un coinvolgimento, una consapevolezza e una scelta condivisa. Quella che in definitiva è mancata è la mente. Avremmo maturato certamente una posizione condivisa necessaria per affrontare anche oggi insieme e compatti un passaggio così delicato di questa amministrazione ed ancor prima del bilancio e del PEF 2016. Ritengo quindi che nell'ex assessore Forte, insieme al circolo, può chiedermi di sostenere a spada tratta il personale percorso che ha portato l'assessore alle sue dimissioni, né tantomeno la maggioranza che ci ha considerato forse troppo marginalmente come consiglieri e come forza politica. Grazie al consigliere Congedo. Consigliere Pepe, prego. Sì, no, vabbè, mi riservo indicazione di voto per verificare il consigliere Presidente. Lo facciamo dopo, no, mi dispiace. Continuiamo con la discussione. Io solo un breve intervento, perché chi mi ha preceduto ha espresso in maniera chiara quelli che sono i concetti e quelli che sono i motivi che ci portano a criticare in maniera anche dura l'operato di questa amministrazione. Abbiamo fatto un percorso con l'assessore De Donatis in questi anni, che ci ha visto coinvolti anche in commissione, dove credo con onestà intellettuale abbiamo tutti cercato di partecipare anche con un approccio attento
e talvolta tentando di dare anche un contributo, considerando anche però che il ruolo di opposizione ci mette nelle condizioni di non essere a conoscenza di tutti quelli che sono gli aspetti o comunque le cose che attengono ad una maggioranza. E come diceva il consigliere Amante, noi sia da questi banchi, anche i miei colleghi, ma sia in commissione, abbiamo più volte denunciato quella che poteva essere una carente attività di accertamento e di riscossione, per le motivazioni che sono state dette e che non voglio qui ripetere. È ovvio che, analizzando poi la cadenza temporale dei vari atti, rimaniamo perlomeno stupiti nel vedere che il 16 maggio approviamo un bilancio di previsione, e il 21 facciamo la commissione, e ho ascoltato anche le giustificazioni del sindaco quando dice che l'atto di precetto è stato notificato solo 5 giorni dopo l'approvazione del bilancio. Ma è vero pure che da una ricognizione che credo si debba fare per avere un monitoraggio dei conti, si è nelle condizioni di sapere quando è a scadenza o quando c'è il rischio di poter avere poi delle batoste, e perciò evitare di trovarsi in queste situazioni. Ma tralasciando questa, che potrebbe in un certo senso essere anche inaspettata, con stupore poi apprendiamo ad esempio del 1.300.000 euro che è stato evidenziato circa per quanto riguarda un contenzioso per le utenze relative all'energia elettrica. Anche questo appare perlomeno strano che non sia mai venuto fuori questo dato, e che soltanto sempre dopo l'approvazione, nonostante esplicitamente qualcosa che genera conoscenza, viene fuori nel momento in cui occorre salvaguardare gli equilibri di cassa. Abbiamo avuto modo di vedere tutta la documentazione, perché è bene dire che per spezzare una lancia a favore dell'ufficio che si occupa, l'ufficio del settore economico e finanziario, se è vero che è quell'ufficio che deve determinare quelle che sono le linee guida, lo fa sulla base degli atti che riceve dagli altri uffici. Ed è bene quindi che ci fosse, sarebbe stato utile che ci fosse stata un'azione complessiva, sinergica, per evitare una situazione, avendo sempre sotto controllo, considerato che siamo sotto il costante monitoraggio della Corte dei Conti, avendo sotto controllo quelle che sono le varie situazioni pendenti. È un po' come avviene a casa di tutti noi, cioè non possiamo pensare poi di arrivare con l'acqua alla gola per tentare di risolvere con una soluzione che sicuramente tecnicamente non secondo noi ha dei profili di legittimità, ma non siamo, noi diamo un modestissimo parere, io neanche da tecnico, perché non sono esperto in materia, quindi è soltanto da quello che, dai documenti che ci avete messo a disposizione, riusciamo a capire. Ma è la situazione più comoda, ma anche quella più iniqua, perché, come è stato detto, non è possibile ribaltare sui contribuenti onesti quelli che sono dei comportamenti punibili e condannabili da parte di chi non paga quanto dovuto. E queste ed altre sono le ragioni che ci portano in questo momento a dire no a questo piano finanziario integrativo. Non è possibile continuare a vessare ancora una volta chi con sacrificio tenta di tenere fede a quelli che sono gli impegni cosiddetti tributari. Ed è vero che magari è facile dirlo alla fine. È vero pure che la normativa è cambiata in itinere, ci siamo trovati, come ha detto lei sindaco, a dover fare i conti con una normativa che da un giorno all'altro ha modificato quelle che erano i contabili. È vero pure che sono questa situazione, di certo non l'ha creata questa amministrazione, e non ho alcun problema a dirle, ma sono certo che questa amministrazione non ha posto in essere quelle azioni per poter arginare e tamponare questa situazione. Ricordo ancora la Corte dei Conti in una relazione, se non sbaglio al rendiconto 2013, dove diceva in maniera chiara che quell'amministrazione ha speso più di quanto poteva. Sono purtroppo delle parole inequivocabili che riassumono quello che purtroppo è stato l'atteggiamento e quello che dovremmo poi vedere quelle che sono le conseguenze. Ci riserviamo in dichiarazione di voto poi di fare un ulteriore passaggio, ma ovviamente il voto è contrario su questa delibera. Grazie. Siccome la discussione si sta sviluppando su due canali paralleli, uno tecnico e uno politico, io volevo chiamare Antonio Patera, perché ci deve integrare alcune precisazioni relative all'approvazione
dell'assestamento di bilancio. Volevo dire comunque al consigliere Pepe che noi già da ottobre abbiamo iniziato il blocco delle spese correnti e la non possibilità di fare più mutui, le organizzazioni che erano prima stabilite al 20% e poi successivamente la gente non pagava più, e quindi abbiamo invertito il rapporto 80-20. Quindi diciamo questa opera di risanamento è stata avviata e questo era uno degli ultimi tasselli su cui noi stavamo costruendo questo risanamento. Comunque cedo la parola ad Antonio Patera, perché penso che alla luce di qualche accorgimento tecnico, in modo tale che poi la discussione tutti i consiglieri possano avere contezza di quello che si sta approvando, possa essere delucidante in merito. Buongiorno a tutti. Allora io preliminarmente volevo fare un'osservazione da cittadino, una considerazione da cittadino. Io ritengo che il cittadino, la città di Gradina in questo caso, o al cittadino debbano essere rese le questioni, soprattutto di natura tecnica, in senso oggettivo e fuori da considerazioni che possono essere anche di natura politica. Perché io in questi giorni, sulla stampa, sui vari siti web, ho letto di tutto di più sugli aspetti tecnici ovviamente del problema, e quindi ritengo che questo non sia corretto nei confronti del cittadino, perché poi si ingenerano magari false convinzioni o comunque non si rende chiara la materia di cui si discute. Quindi cercherò tecnicamente chiarire quali sono gli ambiti della tariffa rifiuti, che è ovviamente oggetto di discussione in questo momento. E intanto partirei dalla previsione normativa, che dispone che per l'ente il costo della tariffa è a costo zero, cioè nel senso tutti i costi della tariffa devono essere interamente coperti dalla tariffa a carico dei cittadini. Ovviamente questo in sede di bilancio nel PEF dal punto di vista della competenza avviene, perché noi abbiamo un piano finanziario che pesa circa 5 milioni, ovviamente al cittadino si procede alla bollettazione con emissione di avvisi per 5 milioni di euro. Il problema nasce con il riferimento al discorso della cassa, perché ovviamente noi dal 2010 ad oggi, da quando quindi la tariffa è rientrata nella gestione del comune, abbiamo incassato circa 700.000 euro in meno ogni anno. Ovviamente questo discorso moltiplicato per vari anni porta a delle evidenti tensioni di cassa. Un po' come facevo il ragionamento in varie sedi, cioè se ognuno di noi incassa 1.000 euro al mese non è che ne può spendere 1.500. E per quanto riguarda la tariffa rifiuti è un bilancio nel bilancio, cioè la tariffa da solo deve garantire, ripeto, la copertura dei costi ma anche l'equilibrio dei flussi di cassa. È evidente che questo negli anni, non avvenendo, ha fatto sì che praticamente si siano utilizzate altre riscossioni dell'ente, di altri tributi, di altre entrate che comunque erano destinate a coprire altre parti del bilancio, per andare a pagare i costi relativi alla tariffa di rifiuti. Proprio per questo motivo, proprio perché deve essere garantito comunque il costo zero per l'ente, le linee guida ministeriali emanate nel 2013 praticamente hanno previsto anche come devono essere trattati i crediti inesigibili. Crediti inesigibili che si considerano tali nel momento in cui sono trascorsi 6 mesi dalla notifica della cartella esattoriale. Quindi voglio dire, noi oggi non è che ci stiamo inventando nulla, cioè l'ente o gli uffici ragionano partendo, avendo ben presenti quali sono le norme e le previsioni normative, applicando quindi comportamenti che sono previsti dalle stesse disposizioni. È ovvio che, e questa è una considerazione di natura personale, a livello nazionale generico a me non fa scandalo, scalpore che qualcuno paghi per chi non paga, perché se no non mi spiego a livello nazionale la tassazione che noi sosteniamo, tutte le imposte che sosteniamo, ripeto, a livello nazionale, perché evidentemente ci sono delle grosse fette di evasione, c'è gente che non paga e purtroppo devono pagare gli altri. Dico, questo a me non è un meccanismo che può destare scalpore, perché sennò mi sentirei veramente di essere nato stamattina e non 50 anni fa.
rispetto al problema del comune di Galatina e rispetto al problema tariffatari, ci tengo a evidenziare che proprio su questo tributo l'attività di accertamento svolta dagli uffici è la più precisa, capillare e puntuale che sia stata mai fatta rispetto a nessun altro tributo nel comune di Galatina. Noi oggi abbiamo una struttura che è in grado, già scaduta l'ultima rata, di sollecitare chi non ha pagato, si fanno avvisi di accertamento, si procede all'iscrizione al ruolo in tempi brevissimi, pochi giorni fa abbiamo anche mandato al ruolo l'annualità 2014, quindi proprio sul tributo tariffa rifiuti non esiste nessuna forma di inefficienza delle strutture. È chiaro che poi non è che si può andare con la pistola a casa delle persone a dire tu devi pagare, no? C'è anche stato un discorso legato ad Equitalia, no? Sulla questione che Equitalia effettivamente negli ultimi anni non sta riscuotendo non ha delle percentuali di riscossione come quelle che invece venivano registrate nel passato, ma ripeto, sono altri discorsi, altri meccanismi che poi devono essere valutati, affrontati e ovviamente discussi. Però ripeto, sulla questione tariffa rifiuti gli uffici fanno tutto ciò che devono fare. A riprova di quello che sto dicendo, non si è ancora detto in questa aula che praticamente il piano finanziario ha al suo interno anche circa 200.000 euro di attività di evasione totale che viene svolta dagli uffici. Quindi il piano finanziario del comune di Galatina, approvato nell'aprile del 2016, ha beneficiato di 200.000 euro di attività di evasione totale. Quindi, come devo dire, la norma prevede che si porti all'interno del piano tutto ciò che è positivo, ma ovviamente anche tutto ciò che è negativo, quindi il credito inesigibile, deve essere portato all'interno. Poi non si deve fare l'errore di considerare questo sistema un sistema asettico, un sistema, cioè sta pagando, cioè paga chi paga, paga anche per chi non paga. Cosa voglio dire? Nel momento in cui si mettono dei crediti inesigibili all'interno del PEF, nella misura in cui questi crediti verranno comunque riscossi, devono ritornare a vantaggio del PEF, quindi c'è una gestione dinamica del problema. Ovviamente a livello nazionale il problema tariffa rifiuti, perché non è solo un problema del comune di Galatina, il problema tariffa rifiuti è sotto la lente di ingrandimento del governo, perché negli ultimi anni si sono rilevate degli aumenti consistenti delle tariffe rifiuti legate a questi motivi di cui stiamo parlando. Quindi esiste un tavolo tecnico a livello centrale dove praticamente si sta discutendo le possibili soluzioni a questa problematica. Di contro c'è anche da dire che se oggi esiste una normativa sull'armonizzazione contabile, no? Condivido quello che diceva il consigliere Congedo circa la linea assunta negli ultimi anni dal governo circa i tagli ai trasferimenti erariali, circa il mettere gli enti locali in condizioni difficili come quelle del comune di Galatina. Condivido assolutamente. È chiaro che esiste, ripeto, un problema a livello nazionale che si sta discutendo. È pur vero che la norma sull'armonizzazione contabile è venuta fuori perché evidentemente le norme esistenti nel passato non hanno prodotto gli effetti dovuti, considerato che magari la prassi operativa, la prassi amministrativa andava verso delle direzioni diverse. Oggi si è intervenuto con una norma che impone di fare determinate scelte. Per quanto riguarda la tempistica, perché avevo sentito prima il consigliere Amante o degli altri consiglieri pure che lamentavano una discrasia temporale fra il bilancio e la salvaguardia. A tal proposito volevo ricordare che la salvaguardia degli equilibri di cassa è un provvedimento che è nato quest'anno. È un equilibrio che deve essere salvaguardato per la prima volta da quest'anno. La norma sull'armonizzazione poi non è una norma che è stata scritta ex novo, cioè sono delle norme che si sono andate a innestare su un impianto normativo contabile già esistente. E sappiamo bene che in Italia quando parliamo di norme entriamo in delle giungle dove molto spesso c'è necessità di chiarimenti, di interventi chiarificati.
indicatrici in questo senso, a maggior ragione per quanto riguarda gli equilibri di cassa, perché rammento a questo Consiglio che nel maggio 2015 è stato deliberato un disavanzo da riaccertamento straordinario, quindi ovviamente si è posto il problema enti come il Comune di Galatina che tipo di approccio dovevano avere alla salvaguardia dell'equilibrio avendo dichiarato un disavanzo di 8 milioni di euro come sappiamo tutti. Questi interventi sono arrivati dopo l'approvazione del bilancio e sono questione veramente, si può dire, dell'ultima ora. Di conseguenza gli elementi completi, chiari, tecnici per poter fare delle valutazioni si hanno in questo momento in cui stiamo discutendo di salvaguardia degli equilibri. Poi faccio una considerazione personale, a me sembra più importante evidenziare le problematiche che discutere se un mese prima o un mese dopo, cioè voglio dire si sarebbe discusso due mesi prima di questo problema, non è che cambia l'ottica, cioè non è che il tempo ha provocato ulteriori danni, cioè il problema è lì, rimane lì, quindi o un mese prima o un mese dopo bisogna discutere del problema. Questo diciamo è quello che rilevo. Riguardo l'illegittimità dell'atto la contesto al 100%, nel senso che, ripeto, ci sono delle norme, c'è una norma specifica sulla salvaguardia degli equilibri che consente le modifiche tariffarie come noi stiamo facendo, c'è una norma che parla di crediti inesigibili e di conseguenza non rilevo assolutamente nessuna illegittimità in questo percorso, anzi è un atto dovuto, cioè sarebbe illegittimo fare esattamente il contrario. Volevo anche, consigliere Amante aveva parlato prima dei 4 milioni di euro, quindi di stime così casuali di 700 piuttosto che 4. Allora è ovvio che la stima dei crediti inesigibili si aggira sulle cifre che aveva riferito l'assessore De Donatis e anche, come devo dire, questo percorso di cui si sta parlando deve essere inserito nel contesto generale della situazione finanziaria dell'ente. Da questo punto di vista noi abbiamo anche una sinergia con la Corte dei Conti, in che senso? È ovvio che credo che sia condivisibile da tutti che sarebbe molto impraticabile andare a scaricare in un PEF 4 milioni di euro. Una situazione come quella del Comune di Galatina, sempre in sintonia con le norme su quella che è la linea anche della Corte dei Conti, deve far sì che questi crediti vengano recuperati nel tempo, dando atto che questa attività si sta facendo. E ovviamente la stima di 700 mila euro dell'anno è stata calibrata nell'arco di un quinquennio e sviluppa quella cifra, che è praticamente la cifra che serve all'ente per garantire l'equilibrio di cassa per il 2016. Ma ovviamente non è che risolve il problema dei 4 milioni, perché questo è un percorso che si sta iniziando, che deve essere portato avanti e che ovviamente dovrà proseguire anche negli altri anni. Ci sono delle altre richieste, sono a disposizione. Grazie. Grazie Presidente. Bene, a nome del Partito Democratico ovviamente noi diamo il pieno sostegno all'assessore De Donatis e al suo lavoro svolto nell'ambito della predisposizione di questo atto che è propedeutico alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Noi con l'assessore De Donatis, come abbiamo già ampiamente detto, è stato avviato un piano di risanamento di questa amministrazione che purtroppo abbiamo dovuto prendere atto di quelle che sono state le novità legislative e quindi abbiamo dovuto applicare necessariamente per dei debiti che scaturivano da amministrazioni precedenti, senza stare qui ad elencare quali esse siano state. È sempre
grazie all'assessore De Donatis, questa amministrazione ha potuto anche portare avanti diversi, ha recuperato i finanziamenti necessari per diverse opere pubbliche. Questa maggioranza, caro consigliere Gervasi, e opposizione ovviamente tutta quanta, come è stato già detto, questa maggioranza convintamente sostiene ciò che la Giunta ha deliberato con la delibera numero 202 del 13 luglio, dove ha dato delle indicazioni ai dirigenti per la predisposizione di questi atti. Purtroppo questo atto ha, come ben sapete, generato una crisi politica che in questo momento è inutile nascondersi dietro un dito, lo abbiamo tutti quanti visto sia sulla stampa e sia anche in questo momento, l'aria che ci sta avvolgendo non è delle migliori. Purtroppo abbiamo dovuto prendere atto di alcune decisioni in passato che l'assessore Arramo, che era l'assessore forte, ha voluto necessariamente non inserire i crediti che sono stati dichiarati inesigibili, e quindi ovviamente abbiamo in qualche modo dovuto subire questa scelta, perché in quel momento l'amministrazione pensava di poter trovare dei correttivi necessari. Pertanto, dicevo prima, è tangibile ciò che in questo momento stiamo respirando in quest'aria, in questa sala. Io vorrei fare, se mi è concesso, perché volevo soltanto fare un riferimento, che quando ci sono forze politiche che ritengono di non poter sostenere più la maggioranza e quindi l'esecutivo che amministra l'ente comune, forse sarebbe stato opportuno a tempo debito a che questo fosse stato esplicitato pubblicamente. E mi riferisco ovviamente ad una nostra crisi politica che ci attanaglia, oltre che per la scelta fatta dall'assessore Forte e quindi di Rifondazione Comunista di non condividere alcune scelte, anche di altri consiglieri che precedentemente sostenevano questa maggioranza, ma già da diverso tempo non hanno più, ovviamente, per ragioni che a loro sono plausibili e accettabili, a mio parere quantomeno sarebbero dovute essere esplicitate. Noi abbiamo praticamente al nostro interno come maggioranza un gruppo di consiglieri comunali che da diverso tempo hanno evidenziato alcuni disappunti che sulla stampa hanno dichiarato di non condividere, non scelte politiche della maggioranza, ma soltanto sono dei mal di pancia, e le forze politiche che tuttora ancora sostengono questa maggioranza, e lo vedremo dopo in sede di votazione, lo hanno potuto sentire con le proprie orecchie, ma è dovuto soltanto a delle insoddisfazioni personali, insoddisfazioni di carattere assessorile, insoddisfazioni di carattere politico interno, forse al partito. Però non può essere, il cittadino non può pagare questi mal di pancia. E in tutto questo devo ravvisare sinceramente il ruolo che è stato svolto anche dal Presidente del Consiglio. Io, Presidente del Consiglio,
non il consigliere Baffa, ma il ruolo del Presidente del Consiglio è un ruolo che riviene da alcune valutazioni e scelte fatte da tutta la maggioranza. A mio parere questo ruolo è stato svolto in assoluta contraddizione con la fiducia che era stata riposta dalle forze politiche che sostenevano allora e sostengono tuttora l'amministrazione Montagna. Tale incarico va di pari passo con le scelte adottate dalla Giunta e da tutte le forze politiche. Per cui ritengo che il Presidente del Consiglio bene avrebbe fatto se avesse rassegnato le dimissioni da tale incarico anzitempo. Lui, insieme ad altri consiglieri, ha messo in forte disagio questa maggioranza. L'incarico che ricopre sarà ulteriormente offeso qualora il voto che dovesse esprimere sarà contrario. Pertanto, a nome del PD, chiedo al Presidente Baffa di rassegnare le dimissioni da tale incarico, quantomeno per salvare il ruolo che attualmente ricopre dall'esprimere un voto contrario e quindi lesivo dell'immagine che la Presidenza del Consiglio rappresenta di tutta la maggioranza. Per quanto ci riguarda, questa è la strada da seguire necessariamente per risanare un ente. A volte le azioni bisogna necessariamente farle. Non sempre quando ad un proprio figlio che viene sgridato e gli viene detto di no, lo si dice perché non gli si vuole bene o non lo si vuole accontentare. Lo si dice perché bisogna eventualmente cercare di far imparare determinati comportamenti e quindi a volte bisogna anche accettare le scelte che forse non si condividono. Noi abbiamo fatto queste scelte, le abbiamo fatte con senso di responsabilità e questo ovviamente lo diremo anche ai cittadini che fra un anno, fra sei mesi, quando saremo in campagna elettorale, eventualmente potremo dire analiticamente ciò che è stato fatto positivamente in questo mandato, in questi quattro anni, e ciò che abbiamo dovuto fare in funzione di alcune norme legislative. Grazie. Grazie Presidente. Sinceramente, delle beghe politiche, mio caro consigliere Lagna, all'interno della vostra maggioranza, sinceramente tutto ciò non mi riguarda. Sono beghe politiche che non faccio sicuramente mie. Disconoscere o non conoscere, non riconoscere il proprio assessore, riconoscere o no, o disconoscere i consiglieri comunali di una parte politica o dell'altra parte politica, sinceramente, e questa è una discussione che non mi appassiona. Però sicuramente non posso non tener conto delle dimissioni tempo addietro del sindaco. Non posso tener conto che questa paventata maggioranza granitica, in apparenza granitica, poi non lo è di fatto. Non posso dimenticare la relazione della Corte dei Conti, perché se questa per voi è poca cosa, per me, per la mia parte politica, per l'opposizione che rappresento, non lo è affatto. E sono cose che non cadono dal cielo all'improvviso. Uno si alza la mattina e ritrova determinati atteggiamenti. Sono cose che partono da lontano. E allora io potrei essere animato da rancore, no, ma assolutamente no. Sono però animato da una consapevole amarezza. Un'amarezza che se dovesse andare, come presumo andrà a finire, lascerà ancora una volta Garatina nel dimenticatoio,
nell'oblio, nella totale indifferenza. Io ho rivestito l'incarico tempo addietro, prima del mandato del sindaco attuale, ed è un ruolo che io ho rivestito, me lo riconoscono forse oggi un po' tutti, con grande abnegazione, con sacrificio, con dedizione, tralasciando, e lo posso dimostrare con i fatti e non con le parole, tralasciando molto di me stesso, della mia famiglia, del mio lavoro. Poi ero attorniato forse da molti consiglieri, da assessori, con troppa voglia di fare, con molta progettualità, con grande attivismo. Forse questo ho pagato anche il pegno di questo grande, di questa grande effervescenza, ma l'ho pagata sulla mia pelle, l'ho pagata. Di contro cosa posso porre di contro? Posso porre un anonimato di questa amministrazione. È brutto venire sul comune alle 11:30, orario pieno, e non trovare consiglieri, non trovare assessori, le porte chiuse, nessuno dietro la porta del sindaco, nessuno dietro la porta degli assessori. Se questa è la politica del rinnovamento, io ve la lascio, ve la regalo completamente. Non è questa la politica a cui io sono abituato. Mi lascio prendere dalle emozioni, ogni qualvolta ricordo determinati periodi. E non è facile per me. Poi ci troviamo oggi dinanzi a degli importanti argomenti, ci ritroviamo a una sequela di norme tecniche che sembrerebbe dare ragione a questa amministrazione. Le norme tecniche, lasciamole ai tecnici, lasciamole al dottore Patera, che tutto il giorno è operato dai conti, dalle norme, dalle leggi da rispettare. Noi siamo qui a fare la politica. E sindaco, io ti voglio bene nel senso che io riconosco la tua integrità morale, la tua onestà mentale, però non è che santo subito tutti. Eh no, santo subito, cioè voglio dire, no, nel fare tutte quelle piccole premesse a cui io posso anche darle retta, però ogni tanto scendiamo un po' dal piedistallo, perché qualche errore di fondo c'è pur stato, altrimenti non ci troveremmo qui, non ci troveremmo a discutere, non ci troveremmo una maggioranza spaccata, non ci troveremmo a parlare di Corte dei Conti, non ci troveremmo a parlare di debiti. E non parliamo di prontezza del 16, del 15, del 14, perché come ha detto Patera, anche un mese prima non avremmo risolto niente. E allora do ragione a lei, chiedo scusa un attimo, perché sennò mi perdo. Solo dire che la Corte dei Conti censura anche gli anni 2010-2011, in cui lei era sindaco. Ha maggior ragione, partiamo dal 2009, perché qui ci sono debiti del 2009, ma io non mi voglio nascondere, le do pienamente ragione. Però se lei è il diverso nel senso politicamente parlando, se lei è il nuovo, se lei è la persona attenta, se lei vuole dare un cambiamento alla città, a questa amministrazione, allora sin dal primo giorno, quando io dai miei interventi ho detto accertamento dei tributi, e non mi venga a parlare adesso dell'accertamento dei tributi, dovevamo farlo prima, perché io l'ho fatto e sono caduto, vede, l'ho toccata nel nervo scoperto, e lei sa benissimo, per onestà mentale, se lei parla col dottore Cafaro, che adesso mi dispiace non ci sia più, il dottore Cafaro aveva avuto il mandato di fare quel tipo di accertamento e lo stava svolgendo, forse io dovrei dire a lei perché non l'ha fatto fin dal primo giorno. Allora un attimo, scusi sindaco, se lei ha ragione in tutto, e allora santo Dio, ho ragione io nel dirle santo subito. Se lei è un uomo perfetto, se lei è stato un uomo avveduto, se lei ha pensato a tutto, signori miei, forse qui stavo sbagliando
sto sbagliando a parlare, vi chiedo scusa, cancellate il mio intervento, facciamo finta di niente. Non è successo niente, non è successo niente, non è successo. E allora vogliamo parlare dei lavori pubblici? Scusi, no, la delibera del 16, no, del 2011, l'ho fatta io nel 2011, vabbè, ma il sindaco dice no, che non è vero, va benissimo, mi prendo anche questa, prenderò anche questa infamia. Parliamo dei lavori pubblici. Vogliamo parlare del centro polivalente da me fatto ma non inaugurato? Vogliamo parlare del centro sanitario da me fatto e non inaugurato? L'hanno inaugurato gli altri, certo, però sono chiusi come è chiuso il palazzetto dello sport, che grida vendetta, perché io l'ho sempre detto, facciamo i debiti, costruiamo, facciamo tutto, ma facciamole cadere questa struttura per il troppo uso che se ne fa, non perché sta chiuso un immobile, perché questo grida vendetta. E allora non mi venga a parlare di lavori pubblici, non mi venga a parlare di lavori pubblici, perché non voglio dire quello è mio, quello è suo. Ma ripeto, un po' di onestà mentale ci vuole, poi sicuramente lei avrà avuto i suoi meriti, nessuno glieli vuole disconoscere, però ammetta pure contestualmente le sue colpe, perché questo vuol dire iniziare da capo a fare politica, questo vuol dire iniziare a dare da capo una volta le pagine. Questo significa essere persone responsabili, non persone che si dice io voglio parlare con lei, no, no, non può venire domani, perché io la mattina insegno. Vorrei ricordarle che l'assessore alle dipendenze del cittadino, non è il cittadino alle dipendenze dell'assessore, e lo so, e lei dirà, ma io non sono il responsabile di tutti i mali del mondo, ha ragione ancora, lei ha sempre ragione, sindaco, lei ha sempre ragione. No, per carità di Dio, io lo sto soltanto sottolineando alcuni passaggi, sta lei recepirli o meno, o rimandarli al mittente. Comunque, io auguro a tutti, a me, a tutti i cittadini, che ci si apra a Galatina una nuova pagina della politica. Non mi interessa se con noi, con voi, per me potete tranquillamente continuare a governare. L'importante è che si continui a governare con un grande senso di responsabilità. Questo è quello che mi auguro per la città di Galatina. Grazie. Abbiamo altri interventi, grazie al consigliere Coluccia. Allora, se mi permettete, prendo io la parola un minutino come da consigliere questa volta. Stiamo parlando della Tari, il discorso da Benovo. Un gruppo di quattro consiglieri è sceso già da tempo da quel treno che sta indicando il consigliere Gervasi. Non sappiamo, non voglio affrontare qui in questa sede i motivi e le situazioni. E lo rincorrono questo treno. E non certo per occupare dei posti nel vagone letto, per svolgere un ruolo da macchinista. È questo che abbiamo lamentato col sindaco. Noi non abbiamo una rappresentanza in giunta. Il sindaco molto gentilmente, devo dire, si è dimostrato garante nei nostri confronti, ci ha offerto la sua garanzia. Qualsiasi cosa avessimo avuto bisogno, lui avrebbe risposto per noi. Purtroppo non è andata così, perché chiaramente nelle questioni burocratiche, negli atteggiamenti, la giunta funziona in una certa maniera, il consiglio funziona in una certa maniera. Di fatto, io sono molto d'accordo col consigliere Congedo, noi abbiamo lamentato sempre questo scollamento tra la Giunta e il Consiglio Comunale, un problema atavico che abbiamo affrontato già subito dopo qualche mese, quando ci siamo ritrovati in una località, non so, al mare, per dire affrontiamolo questo discorso, perché è importante per poter gestire al meglio le situazioni che si verranno a creare. Noi non le conosciamo ancora tante situazioni, tanti nodi verranno al pettine, siamo uniti, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. Questo era il nostro intento, questo era il nostro programma. Lo abbiamo lamentato ancora negli anni, ma è andata sempre a finire molto male. Dopodiché non abbiamo potuto contribuire certamente ad alcun genere di scelta. Sì. Certamente abbiamo delle colpe in vigilando, ce le assumiamo queste colpe, assolutamente, però devo anche rispondere al consigliere Ragno, non è un discorso da fare, potrebbe essere considerata una valutazione miope, questa sembrerebbe la mia, una dichiarazione di voto,
forse lo è anche, ognuno lo intenda in questo momento come vuole. Una valutazione miope, miope, da cataratta, addirittura un mal di pancia. È stato diagnosticato certamente molto male e lei, consigliere Lagna, non è lo specialista medico per fare questi accertamenti. Quindi le considerazioni fatte, offerteci dal consigliere Amante, offrono a noi ampi margini di riflessione. Quindi assolutamente devo dire che se arriviamo a votare in una certa maniera, che è quella di non accettare questa situazione, è dettata certamente, è una molto sofferta, molto dolorosa, che viene da un consigliere che è stato eletto con i voti della gente di sinistra. Quindi assolutamente il nostro senso, il mio senso di responsabilità lo sbandiererò davanti a tutti. E certamente non perché il consigliere Lagna mi ha indicato o mi ha invitato alle dimissioni. Le dimissioni le dico qui, consigliere Lagna. Ho sbagliato a dirglielo prima che erano pronte le dimissioni. Le mie dimissioni sono dovute a ben altre considerazioni. Quindi io voterò e poi salirò su a protocollare le dimissioni con sua grande contentezza. Non si preoccupi, vicino io quando parla. Non si preoccupi lei. Non si preoccupi. Benissimo. La maggioranza ha conosciuto un ruolo al presidente che io credo di aver svolto nel migliore dei modi. E lei ha continuato a sedere su quella. Lei ha avuto soltanto la possibilità di sedersi un giorno qui, proprio perché questo malessere, questo malcontento è venuto fuori già da molto tempo. Il sindaco ha dovuto dare le dimissioni di nostra situazione. Grazie a lei, grazie a voi del PD, grazie a voi del PD. È chiaro? Presidente, lei deve gestire il Consiglio, sta assumendo un atteggiamento provocatorio nei riguardi del Consiglio, per cui le richiedo anche io di allontanarsi e chiedo al vicepresidente di prendere per favore la seduta del Consiglio. Non si preoccupi, io non mi allontano certamente. E io dico che voi dovreste solamente vergognarvi. Mi dovete vergognare. Guardi che faccio intervenire la forza pubblica lavando fuori. Dovete faccio vergognare. Faccio intervenire la forza pubblica lavando fuori. Perfetto. L'intervento del presidente l'ha fatto dicendo da consigliere comunale. Lo spettacolo a cui stiamo assistendo è indecoroso. Che cosa aspettate a dimettervi? Che cosa aspettate? Non lo abbiamo ancora capito. Per favore, basta così. Abbiamo dichiarazioni di voto? Ma questo è un vostro problema, mica è nostro. Ma vi volete arrampicare sugli specchi? È indecoroso, è indecoroso. Consigliere Diva, la prego, la prego. Consigliere, prego, consigliere Diva, chiudiamo qui il discorso. Chi deve fare dichiarazione di voto? Consigliere Amante? Per favore chiedo un po' di silenzio. Volevo soltanto prendere atto e motivare il voto contrario per le ragioni espresse e per il fallimento politico a cui stiamo assistendo, che è sotto gli occhi di tutti. Detto questo, per dichiarazione di voto, il mio voto è contrario. Altre dichiarazioni? Consigliere Viva. Sì, consigliere Viva, la mia dichiarazione di voto è contraria. Consigliere Pepe? Sì, affinché rimanga agli atti, per tutte le motivazioni già espresse e anche per quelle dette dai miei consiglieri di minoranza, il voto è contrario. Per le stesse ammissioni, dichiarazioni di voto da parte dell'UDC, che rappresentiamo, sarà un voto contrario. Consigliere Gervasi. Io preannuncio anche io un voto contrario a questa situazione, però volevo soltanto soffermare il Presidente di Conserta, che quel ruolo l'ho rivestito pure io e allora mi sia consentito, perché una forza politica di questo Consiglio Comunale, non questo attuale ma di sempre, che da quando c'è stata la Repubblica ha presenziato in queste aule,
in quel consiglio comunale di insediamento mio, il PC, PD, PDS, DS, compagnia bella, da Berlusconi definiti comunisti, e forse ha sempre avuto ragione su questa parola, ha osteggiato quello che invece oggi gli è stato consentito. E che io condivido, perché lei è consigliere e presidente. Però come qualcuno ha evidenziato, il ruolo del presidente è diverso da quello del consigliere. Il presidente non è, come pensa il consigliere Luigi Lagna, che è un'espressione della maggioranza. La maggioranza lo indica, ma il consiglio lo vota. Io l'ho votata perché mi identifico in una espressione di una persona che deve garantire l'imparzialità, l'equilibrio e anche la moderazione del Consiglio. Purtroppo accetti questa mia fraterna critica. Grazie. Lei purtroppo non ha avuto questo equilibrio, queste cose. Ne faccia menzione. E siamo liberi di criticare. Anch'io non ho condiviso il suo operato, glielo dico tranquillamente. Le sue scelte. Va bene, grazie. Oggi quello che io invece voglio è che ci sia da parte di questa amministrazione, poi il consigliere Lagna, io non sto a guardare se ci sia opposizione, minoranza nell'opposizione, la posizione dove stanno seduti, se stanno seduti da una parte o stanno seduti dall'altra. Qui ci sono delle responsabilità politico-amministrative che tutti quanti noi, me compreso, dobbiamo assumerci. Ora, nel momento in cui si fa un percorso e poi questo percorso a un certo punto non è più gradito per motivi che non sto a giudicare se siano personali o non siano personali, sta a voi, avete fatto voi le scelte, oggi non potete portare nuovamente la città in una situazione di crisi amministrativa principalmente e politica poi. I cittadini faranno le loro valutazioni. Io voto contro oggi, ma non volevo votare, l'avete forse pure capito nel precedente intervento. Io, se ci fossero state le condizioni, oggi avrei voluto che l'amministrazione contante presentata dal sindaco continuasse ad andare avanti, perché il danno che avete fatto e che hanno fatto i vostri predecessori, e non possiamo andare mo alle calende greche e dire che 20 anni fa sono sorti certi debiti, nessuno di voi ha avuto mai contezza di dire ma dobbiamo continuare su questa strada. Oggi non potete venire a fare un resoconto che fa acqua da tutte le parti e che non dà nessuna prospettiva a questa città. Qualcuno ha detto dimettetevi subito. Io non voglio che vi dimettiate subito. Io voglio che portiate a compimento il vostro operato. Se poi sarà positivo o negativo saranno gli elettori a giudicare. Ma non volevo che questa città fosse nuovamente pontificata da una situazione con una soluzione commissariale, perché siamo al terzo o al quarto, se non ricordo male, sindaco, che quando si trova in certe situazioni o viene defenestrato o si dimette, arriva il commissario e sono conseguenze che paghiamo tutti quanti noi cittadini. Quindi dobbiamo smetterla con queste, diciamo, con questi salvagenti. Oggi voi dovevate assumere le responsabilità di quello che ha detto bene o male l'assessore De Donatis, che io posso non condividere, però voi dovevate portare a compimento la vostra opera, perché poi in campagna elettorale io non so se ci sarò, ma comunque verrò a dire ai cittadini e agli elettori di Galatina, beh, chi è il danno del suo male, pianga se stesso. E quindi dovete arrivare fino a maggio. Consigliere Gervasi, questa è una dichiarazione di voto. La mia dichiarazione di voto è cominciata. Grazie. Ancora? Consigliere Lagna Luigi, prego. Niente, il consigliere Luigi Lagna rinuncia alla dichiarazione di voto. Perfetto, benissimo, aveva chiesto di farlo. Consigliere Lagna Piero, prego. Allora, premetto che farò una dichiarazione a nome del gruppo misto. La discussione di Daniela, perché diciamo
Daniela Sindaco. Non ce ne sono altre Daniela? No, no, non ce ne sono altre Daniela del gruppo misto. Non ce ne sono altre di consigliere, si chiamano Daniela. Allora, innanzitutto ribadisco a nome del gruppo quel mancato coinvolgimento già più volte lamentato e che ha portato a situazioni di imbarazzante attrito in diversi consigli, fino addirittura alla dimissione del sindaco, che nel riassumere la carica si rese garante di quella partecipazione che avevamo nell'attività politico-amministrativa. Ad oggi constatiamo che nulla è cambiato, tant'è, giusto per fare un esempio spicciolo, che all'ordine del giorno di oggi si è aggiunto un punto di cui noi non conosciamo assolutamente nulla, nello specifico il recesso dal GAL Isola Salento. Mai avuto informazione su questa delibera, nessuna. Passando invece all'argomento in discussione, vogliamo ribadire che noi non tollereremo mai che a causa di leggerezze, chiamiamole così, nella gestione politico-amministrativa, di cui in minima parte avvertiamo la responsabilità anche noi, come ha detto Fernando Baffa, invigilando. Quindi non tollereremo mai che nella nostra città possa affermarsi un principio per il quale è possibile evadere, lasciando ricadere sulle persone corrette l'onere di pagare per se stessi e per gli altri. Siamo stati eletti in una coalizione di sinistra. La sinistra che presuppone in materia fiscale, di centrosinistra, così facciamo così, una coalizione di centrosinistra, per qualcuno che si sente offeso. In materia fiscale bisogna pagare tutti per pagare meno. Oggi ci troveremmo nella imbarazzante posizione di rovesciamento completo di tale principio, che paradossalmente diventa pagare pochi per pagare di più. Questo per noi non è ammissibile, pertanto la posizione è di assoluta contrarietà alla delibera. Il voto sarà contrario. Mi permetto di fare un appunto. Il vero limite di questa amministrazione, secondo me, è pari nel modo di fare arrogante e nelle dichiarazioni di alcuni consiglieri che pensano loro sì alla fascia da sindaco che serve per andare in giro per presenziare, alle targhette, alle poltrone. Noi da tempo parliamo lingue diverse e a maggio ci eravamo lasciati con l'approvazione del bilancio con un richiamo, anzi era proprio una richiesta, neanche con quattro, questo lo dice lei, lei può dire quello che vuole, assolutamente falso, per favore. E con i se e con i ma non si va avanti. Ci eravamo lasciati con la richiesta del rispetto personale e del ruolo. Ovviamente non c'è stato e non c'è, per cui credo che questa avventura sia arrivata a termine. Grazie. C'era pure la richiesta del vice sindaco. E lei è stato tanto bravo, tanto gentile da farla qui. Certamente, ha fatto benissimo. No, assolutamente, la poltrona la stiamo lasciando indietro, la stiamo lasciando per chi la vuole la poltrona. Benissimo, tra le altre poltrone c'è anche questa.
Va bene, abbiamo chiuso? Il consigliere Langhi ha finito? Perfetto. Consigliere Congedo, prego. Consigliere Longo, prego. Grazie. Grazie Presidente. Allora, oggi stiamo discutendo di questa delibera che ci porta ad aumentare ad ampliare quello che era già stato deciso all'approvazione del bilancio. Per favore, vogliamo ascoltare il consigliere Longo? Vabbè, mo grido. Tieni una bella voce. Ad aumentare quello che era stato approvato con il bilancio di previsione. Purtroppo. Scusi, consigliere Longo, io mi distraggo. Consigliere Ballone, Giancarlo, scusi, mi Coluccia, per favore. Allora, dicevo, il problema della mancata riscossione della tariffa sui rifiuti è un problema che quanti conosciamo, non viene dal 2012, dal 2010, dal 2003, viene da anni, da quando esiste forse la tariffa o quando si paga la spazzatura. Allora, il discorso è questo, che anche se nel passato qualcuno si è opposto a prendere dei provvedimenti per risolvere questo problema, tutto il resto, nella giunta, tutto il resto della giunta soltanto ha segnalato al bilancio per primo vari documenti l'esistenza di questo problema, però nessuno ha mai attenzionato noi consiglieri a prendere una decisione e a prendere dei provvedimenti che, se esiste da anni questa cosa, da quando siamo entrati qua in questa assise, e forse con delle piccole manovre, con delle azioni mirate, qualcosa si sarebbe recuperato, qualcosa in più, perché sì, abbiamo fatto 200.000 euro di introiti dall'evasione totale. Ci stanno tante persone che hanno una casa di 100 metri, ne pagano 50, li abbiamo mai scoperti? Perché dividere 5 milioni di euro su 10.000 metri quadrati o su 15.000 metri quadrati cambia parecchio, è diverso, quindi scende la tariffa ad ognuno di noi, ai cittadini, e ci sarà la possibilità di aumentare quel 2, 3, 4, 5% e non andare a gravare come oggi con una somma del 15, dell'11, di quant'è quello che sta qua in delibera. Io allora, queste cose all'assessore mio, anche, per favore, giunto l'assessore mio c'era, ma non c'era solo l'assessore consigliere mio. Longo, consigliere Longo, lei non può parlare. Va bene. Con le consigliere Galante, abbia pazienza. Quindi, anche se l'assessore mio stava in giunta, anche se l'assessore mio si fosse opposto a una cosa del genere, perché non è venuto nessuno a dirmelo? Mi sarei messo io contro l'assessore mio e avrei trovato la soluzione, non adesso, alla fine dell'anno, quando noi già abbiamo da pagare, le persone devono pagare l'ultima rata, o adesso pagheranno la terza, la seconda, qual è? L'ultima rata, li andiamo ad aumentare ancora di più questa tassa. Quando poi, prendo le colpe anche mie, perché anch'io forse devo stare attento, ma mi sono fidato, perché io nella mia prima esperienza, nella mia comunque mi avete capito, avrei dovuto aprire gli occhi io, non li ho fatto, ho anche le mie responsabilità, però qualcuno che è più in alto di me, che capisce più di me, doveva dirmelo, avrei preso le decisioni anch'io, anche contro l'assessore mio, però oggi non mi sento di scaricare solo su di lei le colpe sono di tutti quanti, e oggi io non mi sento di andare a votare una delibera che va a vessare in questo modo i cittadini di Gatino. Come ha detto un ex assessore, non è che la nave sta affondando, la abbandoniamo, ma non è che la nave sta affondando e meniamo a mare i passeggeri, perché dobbiamo salvare la nave, allora affondiamo tutti. Consigliere Sindaco Daniela, prego. Il mio voto, il sindaco lo sapeva già, glielo avevo espresso, è contrario, mi dispiace. Grazie Presidente, per le premesse contenute nel mio intervento, che evidenziano, diciamo, una mancata relazione sia con quello che è stato il mio assessore sia con quello che sono stati gli altri organi di governo, il mio voto è di astensione. Consigliere Sindaco,
Sì, rinnovo il voto favorevole per, a nome del gruppo del Partito Democratico. Grazie. Oggi si chiude un capitolo abbastanza doloroso, signori. E la mia sensazione, il mio stato d'animo è quello che ho avuto nel 2008, che ho avuto nel 2011 e che ho oggi nel 2016. Mandare a casa un'amministrazione è una responsabilità, un atto serio, importantissimo, che ne va del futuro di ognuno di noi. Ognuno di noi ha una storia politica. Io raccontare la mia in due minuti non mi sembra il momento. Si parla di diverse consigliature, con diverse responsabilità, ahimè. Abbiamo avuto una storia travagliata, travagliatissima nel Partito Democratico, è vero. Il consigliere Coluccio dice a me non me ne frega niente, ma chiaramente chi non ha travagli nel proprio gruppo politico? Abbiamo contestato metodologie, metodi, sempre metodi, magari mai il merito, perché fondamentalmente i principi erano quelli, erano di fondo, i nostri ideali sono quelli del Partito Democratico, l'abbiamo sempre detto, li abbiamo sposati, ci siamo candidati, ci abbiamo creduto. È vero, si è sempre parlato di uno scollamento, l'abbiamo lamentato già dal 2012, quell'estate che lei ricordava, Presidente, era al picchio, mi ricordo, al mare, dove dicevamo che abbiamo un raccordo con i capigruppo, con il Presidente, tra la Presidenza e i consiglieri, tra gli assessori e i consiglieri, nominiamo una persona ex per che tenga i rapporti, le cose chiaramente della Giunta che vengono filtrate, che si sappiano, i consiglieri devono essere a conoscenza, contestiamo questo, contestiamo quello, la responsabilità. È vero. Dire oggi io non ero a conoscenza degli eventi è troppo facile. È troppo comodo, scusate, bisogna rimanere qui e prendersi le responsabilità fino alla fine. I percorsi da seguire potevano essere differenti, diversi, è vero. Si poteva rimanere a casa, astenersi, si poteva chiedere le dimissioni come abbiamo fatto nell'amministrazione Coluccia, che mi dispiace non è qui, un attimo, altrimenti gli direi di che morte è morto, morte di parto, di 9 mesi. E non saper tenere un'amministrazione fino a 9 mesi e oltre la dice lunga. Mi dispiace che proprio lui dica che la Corte dei Conti dovevamo risanare e fare quando è partito chiaramente tutta questa situazione dal 2010, anzi dal 2009, data in cui c'era il commissario prefettizio qui a governare. 2010-2011 c'era lui, quindi se noi dobbiamo assumersi la responsabilità, mea culpa, per carità, mea grandissima culpa. Però ognuno si prenda le sue, ed è giusto. Le responsabilità, l'entità, io ragiono sull'entità. Il sindaco ha una sua responsabilità, l'assessore ne ha un'altra nell'esecutivo, il consigliere ne ha un'altra nel potere legislativo. Sono 3 responsabilità con entità differenti, chiaramente. È vero. Ci sono 800-700 mila euro di debito, in questo momento debito per dire dei crediti non riscossi. 700 mila euro non pagate dai cittadini ogni anno per diversi anni, accumulati. Quello che abbiamo proposto in una delle nostre richieste al sindaco, ahimè, io devo confermare, abbiamo fatto la richiesta di istituire una commissione della quale non se ne è parlato proprio, una commissione consigliare, di consiglieri, che potesse vigilare e sugli uffici, ma non sull'operato degli uffici, perché noi non abbiamo nessun tipo di problema con gli uffici, noi ci fidiamo ciecamente del loro operato e che ci mancherebbe, ci mettono il loro nome, ci spendono la loro responsabilità nel firmare gli atti, detenue quelle che sono, bilanci eccetera eccetera, figuriamoci se vanno contro legge prima loro e poi noi di conseguenza dubitare di questo tipo di comportamento. Per cui magari accompagnando con incisività, perché è giusto pure che l'ufficio operato di 100.000 interventi, 100.000 impegni eccetera eccetera, magari non diciamo trascuri, diciamo abbia uno specchietto di carte che oggi usa questo, oggi usa quest'altro, oggi quest'altro, quindi facciamo un'inversione, tartassiamo i cittadini che non hanno pagato, vediamo effettivamente quelli che non hanno pagato perché non hanno pagato, come si diceva, una sorta di analisi di quelli che erano veramente i crediti, se esigibili o non esigibili davvero. Questo la base.
Noi abbiamo detto non è un numero a casaccio quegli 800.000-700.000 euro, ma si torna a valutarlo su un dato storico. Il ragioniere Patera, il dottore Patera ci ha detto 10.000 volte, si tratta di un dato storico, io ho un unico elemento, quello della storia, cioè la percentuale di ogni anno del non riscosso, e io prendo quel parametro per portarlo avanti. Dopodiché, che cosa vogliamo dire? Tutti questi crediti non sono stati inseriti nel PEF, questa per scelta probabilmente politica, perché io lo devo sottolineare, non voglio dare colpa a nessuno stasera e stamattina, che è diventata stasera fra poco. Però se questi crediti non vengono inseriti in un piano economico finanziario c'è una responsabilità, non voglio dire io oggi di chi sia, però c'è, perché ci sono, c'è una serie di corrispondenza in atti e gli uffici l'hanno prodotta su richiesta di diversi consiglieri, in primis il consigliere Congedo, perché vederci chiaro, signori miei, è importante. Facendo politica si slitta di confondere quelle che sono le situazioni, però vederci chiaro, io per prima voglio vederci chiaro, per cui dico vediamo prima le carte, perché le carte parlano da sole, poi se uno le vuole interpretare in un modo o in un altro paio di maniche, però quello che c'è scritto è che un ufficio sollecita ad un assessore una determinata situazione, non è momento oggi di sottacerlo, prima tra di noi per onestà intellettuale, dopo in mezzo alla strada, in mezzo alla gente, senza voler difendere l'operato di chi che sia, di ufficio o non ufficio, o di assessore o non assessore, per onestà intellettuale. Quindi la corrispondenza informativa parla chiaro, caro assessore, questo va messo, caro assessore, questo è un problema, potrebbe diventare un problema, le varie sollecitazioni alla Corte dei Conti. È vero, i rapporti intrattenuti con la Corte dei Conti fino ad ora, forse non sapevamo neanche che esistesse. Quando poi io ho chiesto un'esplicita domanda al dottore Patera, ma la Corte dei Conti ha scritto oggi? No, mi ha risposto dal 2007. Ebbene sì, io nel 2007 ero in amministrazione, ero nell'amministrazione Antonica. Io, il consigliere Lagna c'eravamo, e non ricordo chi altri, c'eravamo purtroppo. Quindi cominciamo a sentir parlare della Corte dei Conti, che è una CC, ma non sappiamo di che stiamo parlando, fino ad arrivare ai giorni nostri dove non si può più andare avanti e si deve per forza agire così, con un risanamento. Stiamo parlando quindi di un risanamento, questo è un aspetto tecnico. Poi, signori miei, ci sono gli aspetti fattuali, ci sono gli aspetti politici. Io ho ascoltato tutti, signori, scusate. Che sono arrivata adesso, non avrei mai voluto parlare, questo intervento non l'avrei mai voluto fare, ma mi sono sentita obbligata, per cui come ho ascoltato tutti e credo forse in tutto questo periodo della mia consigliatura sia stata quella che è più esuberante nelle reazioni, adesso credo e spero di riuscire a portare avanti questo intervento fino alla fine senza essere interrotta, con un ragionamento semplice che dovrà essere recepito anche dai cittadini, perché domani tu darai la tua versione in mezzo alla strada. Lui darà la sua, io darò la mia, la collega darà la sua, ognuno darà la sua versione. State pur certi che non combacerà nessuna delle nostre, perché ognuno di noi ha una visione e una veduta di quello che è successo in questi anni. Quindi non riusciamo poi a vedere quello che non esiste. Gli aspetti fattuali, le vicissitudini sono intersecate. Gli aspetti politici, perché, caro sindaco, gli aspetti politici sono stati importanti. Noi siamo partiti, e anche gli aspetti personali e personalistici, qui c'è un po' di tutto, come si suol dire, c'è un cesto pieno di roba. Allora, la verità vera è questa, che quando viene meno la fiducia in una persona non si può più andare avanti, questo è il punto principale. Quindi io avrei preferito sentir dire, mi dispiace caro sindaco, caro consigliere, caro presidente, io non ho più fiducia in lei, la mia azione finisce qua, non posso più darle sponda, fino a che ho potuto l'ho fatto, adesso non mi fido più di lei, e poiché non mi fido più di lei non può fare lei chissà che cosa di volo pindarico, mi può dare 1, 2, 3, 100 assessori, io non voto ugualmente, e questo sento di interpretare la verità. Però dobbiamo dire la verità, e non va sottovalutato un dato importante: noi abbiamo fatto quelle richieste, io lo devo dire, per onestà intellettuale, sono qui seduta, non ho mai detto fesserie ai cittadini, alla città, abbiamo fatto quelle richieste, è vero, noi abbiamo chiesto un coinvolgimento in giunta, proprio per avere contezza, cognizione, e polso, tatto della situazione che stia succedendo, non le abbiamo dato nomi, non le abbiamo dato cognomi, non le abbiamo detto interno, esterno, avremmo visto, ci saremmo messi d'accordo, proprio per avere una cognizione di quello che succede nell'esecutivo, quello che, ripeto, si è sempre lamentato. Questo succedeva a maggio, ne abbiamo
confermato che avremmo votato il bilancio come abbiamo già fatto. Ci siamo visti a giugno, abbiamo ripercorso piccole discussioni eccetera eccetera. Giugno è passato, siamo arrivati a luglio ed è vero, queste sono le richieste. Nelle richieste era importante anche, è una dichiarazione che dovremmo fare, perché noi come stiamo andando oggi a tartassare non lo faremo, lo farà chi verrà dopo di noi, un commissario chi che sia, a tassare i cittadini. Noi avevamo chiesto anche un ridimensionamento dell'indennità agli assessori, al presidente, compresa l'indennità del sindaco. Questi elementi non sono stati chiesti, sono stati scambiati come una lista della spesa, e chiaramente quello che emerge all'occhio sono i due assessorati con la delega di vice sindaco. È vero sindaco, siamo arrivati forse a gamba tesa, troppo tesa, siamo arrivati pretenziosi, è vero sindaco, può darsi, io oggi sono d'accordo con lei, forse erano troppo pretenziose le nostre richieste, però forse pensavamo anche di meritarle nel tempo per quello che è stato il lavoro che abbiamo fatto, la fiducia che l'abbiamo accordato e la vicinanza alla sua persona, me lo lasci anche dire con un nodo alla gola. Per cui quello che noi dovevamo vedere è un risanamento del bilancio, benissimo, noi abbiamo iniziato a risanare il bilancio. La proposta dell'assessore Forte, io per prima non l'ho percorsa, perché lei prevedeva delle cose che, uno era la cessione di un credito che io ho sempre contestato, perché tutte queste società di recupero crediti, GRI eccetera eccetera, che vi chiamano a casa e vi dicono se non pagate l'ingiunzione, se non pagate l'ingiunzione, sono tutte fandonie, si acquistano il credito al 10% e poi cercano di rivenderlo al 30, al 40, al 50 non riuscendoci, però intanto da voi, da voi, da noi comune, se lo sono acquistati al 10%, quindi 3 milioni significava 300.000 euro che avremmo forse preso con una società di recupero crediti. Noi abbiamo detto procediamo, uffici hanno fatto gli accertamenti, 2013-2014, sta iniziando mi auguro il 2016, abbiamo visto, ma chiaramente non diamo più all'ente Equitalia, diceva l'assessore Forte, l'ex assessore Forte, perché l'Equitalia si è dimostrata eccetera 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 eccetera. Ma solo l'Equitalia poteva essere l'ente preposto. Noi abbiamo proposto anche, tra virgolette, di poter potenziare un ufficio del contenzioso eventualmente con dei 3, 4, 5 ragazzi, 4, 5 praticanti che avrebbero potuto fare dei decreti aggiuntivi a raffica per poter recuperare il recuperabile eventualmente. Quindi diciamo tutti i consigli, tra virgolette, che oggi non dobbiamo tenere più per noi, ma possiamo dire anche ai cittadini, quelli che erano gli aspetti propositivi di quello che era il nostro percorso. I due assessorati, consentitemi ragazzi, era solo una questione simbolica per poter dire vogliamo partecipare in forza, onestà intellettuale, in forza di rappresentanza numerica, va bene, proporzionale al gruppo rappresentato in Consiglio Comunale. Quindi dire vogliamo due assessori, tre assessori, quattro assessori, era proprio puramente indicativo. Si poteva arrivare chiaramente ad una trattativa con lei, sindaco, a dire vabbè, vi diamo un assessore così conoscete quelle che sono le verità della giunta, o comunque siete al corrente in anteprima, piuttosto che aprire un computer e leggere le delibere di giunta dopo che vengono deliberate, purtroppo, perché noi siamo stati messi in queste condizioni. Prima ci si è promesso che avremmo avuto un ordine del giorno dell'argomento da trattare in giunta 24 ore prima per poter fare un percorso condiviso con i nostri assessori. Questo è successo un giorno, due, tre, forse uno e mezzo, con l'assessore o l'ex assessore Coccioli, dopodiché nessuno ci ha mai detto che cosa si doveva discutere il giorno, vuoi per ritardi dovuti eccetera eccetera. Devo ricordare che abbiamo dei tempi. Chiedo scusa Presidente, mi accollo i tempi del mio percorso precedente, li faccio adesso. Ha raddoppiato i tempi. Quindi, per carità, però tenga conto che io non ho fatto intervento nella precedente fase, quindi mi cumulo quei minuti e siano gentili consiglieri. Sì, ma abbiamo dei che già fatto. Posso? Concludiamo. Posso, grazie. Sto facendo un discorso che a me per carità, però, per carità, però ripeto, a livello proprio di correttezza vorrei terminare, grazie. E allora io vorrei dire a tutti quanti noi, la politica si fa con i sentimenti, ma non lo dico solo io lo ricordo perché lo diceva qualcun altro più autorevole di me, con i sentimenti e non con i risentimenti personali, personalistici o qualcos'altro, senza voler dire niente a nessuno. Io non ho mai avuto nel corso della mia vita invidie,
invidie o gelosie di chi poteva portare oggi la fascia o domani no, per me è una banalità, oggi la porto io, domani la porta lui. A volte ero pure a soggezione, dicevo: sindaco, vieni tu per favore a una processione, evitami insomma di andare sempre io, perché voglio dire, l'eccessivo utilizzo secondo me delle deleghe neanche va bene. Per carità, però quando non la si portava si contestava al sindaco che eccessivamente era accentratore e teneva a sé le cose. Quando un sindaco delega, allora delega troppo. Allora delle due l'una, cioè fateci capire com'è che si deve amministrare. Presidente, il sindaco per onestà intellettuale, il sindaco, non si preoccupi, poi la faremo la campagna elettorale. Sta facendo adesso la campagna elettorale. Per cortesia, io ho ascoltato tutti oggi, tutti. Consigliere sindaco, fra due minuti mi avvio alla conclusione. Spegniamo il microfono. Due minuti e mi avvio alla conclusione. Il sindaco ha cercato di mediare, è vero, ha cercato di mediare tra tutte le forze politiche, e forse questo era il momento davvero di mediare, di chiudere questa benedetta partita. Benissimo, cosa c'è di meglio nella vita? Io sindaco esplicito la sua proposta, tanto ha parlato lei di due assessori, non l'ho rinnegato io, uno parla al centro, ad ogni forza politica una responsabilmente un assessorato. Che cosa ci cambiava nella geografia? Nulla. Comunque si aveva un coinvolgimento in giunta, comunque saremmo stati presenti. Chi le avremmo dato come nominativo era un nominativo di nostra fiducia, interno o esterno, avrebbe rispecchiato quantomeno i nostri dettagli, i nostri liberati, i nostri intenti propositivi per andare avanti con un'azione incisiva del governo. Ora allora parlare di dissesto mi sembra eccessivo. Parlare di dissesto anche parlare di un fallimento di quest'ultimo periodo e non dell'intera amministrazione mi sembra corretto. La mia colpa personale c'è, la espliciterò in altre situazioni con tutti i cittadini che avranno piacere a chiedermelo, però io sinceramente il pulpito del consigliere Coluccia proprio non lo accetto, perché effettivamente in tutti i suoi periodi in cui lo ha governato, 2010-2011, ripeto, non ha tenuto in piedi la maggioranza e non è stato capace di passare oltre un parto. Poi ma per l'ultima volta glielo dico, consigliera Villani, lei è falsa dalla testa ai piedi, come le dicevo i capelli, i capelli sono falsi, lei è falsa, perché dire a delle persone verminosi, ma da dove sta venendo lei? Ma come si permette a chiamare persone verminose, che a Galatina, dillo in dialetto, mendulari significa, dillo in dialetto, significa mendulari verminosi. E lei è falsa dalla testa ai piedi, perché scrive, non si ricorda manco di scrivere. Io non ho sentito un suo intervento in tutta questa forza, in tutta questa legislatura, non ho sentito un suo intervento. Consigliere sindaco, si chiama dottoressa, ma è incapace. Se lei non la deve offendere, io la faccio allontanare. Allora, io, Presidente, basta per così. Cortesia, basta così. Non scivolo nel pettegolezzo, perché la signora si permette di fare pettegolezzi dalla mattina alla sera. Tutto il giorno, e si deve vergognare. Scusatemi, potete prenderle il microfono? Per favore, prenda il microfono e me lo porti. Grazie, Presidente. La dichiarazione di voto. Dopo per coerenza. Personale di tutto il percorso che ho fatto, il mio voto è favorevole. Perfetto. Possiamo votare? Allora. Per alzata di mano, consiglieri presenti, abbiamo sempre 17. No, consigli, per favore, chiudiamola qua. Per favore, consigliere sindaco, consigliere sindaco, se lei insiste la devo far allontanare, guardi, No, no, ma non può parlare con nessuno, non può parlare con il pubblico, no, bella. No, consigliere sindaco, lei deve attenersi, si sieda se vuole stare ancora lì. Perfetto. Allora. Comunque il regolamento col pubblico non può parlare, consigliere sindaco. Per favore. Allora, chi è favorevole? Abbiamo il sindaco, consigliere Vacchieghi, consigliere sindaco, consigliere Lagna Luigi, consigliere Galante. Consigliere Boselli, chi si attiene? Consigliere Congedo, chi è contrario? Consigliere Amante, consigliere Pepe, consigliere Viva, consigliere Coluccia, consigliere Villani, consigliere Gervasi, io, consigliere.
consigliere Baffa, consigliere Longo, consigliere Piero Lagna, consigliere Lagna Teresa. Spagna. La proposta è respinta. Una comunicazione da parte del sindaco, prego. Volevo dire, aspetti ancora un minuto, io mi allontano e vado a protocollare le dimissioni. Riguarda la comunicazione. Prego la comunicazione del sindaco. L'ho già detto nel mio partito, abbiamo sempre lavorato come persone con un po' di testardaggine. E i testardi possono vincere o perdere, ma non riescono a galleggiare, per cui o emergono o affondano. Prendo atto delle posizioni espresse dai consiglieri che si sono dissociati dalla maggioranza, Fernando Baffa, Piero Lagna, Teresa Spagna e Luigi Longo, peraltro su provvedimenti che alla luce della nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 118/2011 sono atti dovuti. Pertanto rassegno le dimissioni. La consapevolezza di aver pienamente aderito al programma elettorale del 2012 e di aver operato in conformità agli obiettivi prioritari indicati nel successivo programma della Giunta. Il risanamento finanziario è stato perseguito con tenacia ed opere di rilevante interesse per la città sono state programmate e realizzate o avviate alla realizzazione. Rinvio per il merito a specifica conferenza stampa o impegno pubblico in cui avrò modo di evidenziare il lavoro svolto, augurando che chi governerà dopo di me possa assicurare a Galatina ulteriori traguardi. Ringrazio tutti gli assessori, quelli ancora in carica e quelli che nel corso di questi 4 anni hanno riservato grande impegno nell'incarico conferito, a cui sono e sarò legato da autentici sentimenti di amicizia. Ringrazio inoltre i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione che hanno lavorato in sinergia con me pur nel rispetto dei rispettivi ruoli. Un mio unico rammarico, quello di non essere riuscito a convincere alcuni amministratori sulle responsabilità che discendono dall'essere organi di governo di una città e che impongono una diversa cultura dell'uso delle risorse pubbliche e sulla necessità di assumere gli equilibri di bilancio, quale obiettivo prioritario per lo sviluppo della comunità e del benessere dei cittadini. Auguro a tutta la città ogni bene per il suo futuro. Grazie. Sì, ci allontaniamo e chiediamo la verifica del numero legale. Grazie.